Diretta dovremmo esserci, vediamo. Allora, quindi devo staccare questa, poi mi metto qua sistemato, ok, perfetto, e premo da questa parte. Allora, vediamo se risultiamo in live tra poco. Tra l'altro mi abbasso un po' lo schermo, guardate, facciamo in questo cosa modo. Cosa stai cercando di fare? Allora, così. Io vedo la live, quindi bisogna capire poi quando arriva la notifica, eccetera, eccetera. Ok, sono molto più giusto. Allora, ciao Diego, ciao Dragoz, ciao Maria, ciao Christian. Sì, mi sa che la notifica è appena arrivata. Benvenuti in questa nuova live. Quest'oggi, live in collaborazione con Epic Games, giochiamo a Fall Guys, quindi figata pazzesca. Perché sì, appunto, come sapete, Fall Guys è diventato free to play dal 21 di giugno. E adesso è comodissimo giocare proprio perché è gratis, lo trovate nell'Epic Game Store, lo trovate su Xbox, lo trovate su PlayStation, sia a 4 che a 5, e anche su Nintendo Switch. Insomma, si può giocare a tutte le parti, che è una gran figata. Tra l'altro ci sono un bel po' di novità, le andiamo a vedere oggi assieme, facciamo un po' di match da soli, facciamo un po' di match assieme a voi, insomma ci sarà un po' di tutto e ci divertiamo, insomma, tendenzialmente ci divertiamo. Allora, devo chiudere questa finestrella qua, scomodissima. Nel mentre siamo già 2500-2700, quindi ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, io tra l'altro avevo fatto il sondaggio per questa live, che era farla, e praticamente avete votato tutti. Li avete votati tutti. Quindi io ero confuso. E alla fine abbiamo fatto, vabbè, facciamo 14:30. Esatto, esatto. Quindi, boh, abbiamo detto, vabbè, scegliamo noi a sto punto, quindi. Come si invita? Allora, devo fare così, così e così. Ti è arrivato l'invito? Sì. Giusto? Sì. Ha funzionato? Ok. Ciao Sara, tutto bene? Caldo. Tutto caldo. E vuoi usare la chat vocale con gli amici? No, perché siamo nella stessa stanza. Non voglio usare no. La chat vocale, non credo ci serva. Allora, Fre, che modalità facciamo? Scegli tu. Abbiamo spettacolo in solitaria, quindi un insieme di round nuovi e classici, perfetto per giocare in solitaria e in squadra. Spettacolo di squadra, vince o perdi giocare in una squadra di 4 fagioli? Assolutamente direi di no, perché in questo momento siamo solo in 2. Spettacolo a coppie, questa è una figata. Vai. Ok, poi cos'è? Sfida Spartan? Anche perché ci sono tantissime modalità nuove, cioè nuove per me che non lo gioco da un po' di tempo. No, ma è pieno, ma ce ne sono quindi tante nuove anche per me, è sì, pieno di novità, sì, quindi ne dobbiamo provare tante. Allora, io direi spettacolo a squadre, secondo me è un'ottima scelta, e direi che possiamo mettere appunto il ready. E allora, tra l'altro non ho fatto il ricollegamento degli account, quindi c'ho il personaggio a livello 1, ma secondo me io va benissimo. Steph, collegateli così recuperi il tuo account, infatti il mio vecchio account, lui come sempre lo perde, va bene, dai. Non l'ho perso, solo che non l'ho collegato. Allora, Steph, ma come fate a registrare col caldo? Non sudate mai? C'è l'aria condizionata no, sì, a palla sudiamo, e sudiamo con lo stesso, quindi sì, è no, faticoso. Poi, esatto, durante le registrazioni o comunque anche ora con le live teniamo l'aria condizionata sempre accesa, perché altrimenti muori, ti senti male. Video su TikTok oggi non esce perché non siamo riusciti a fare in tempo a fare un casino, sta settimana è un casino, quindi non esce, però live così carina, quindi dai, recuperiamo un po'. Ho scaricato Fall Guys ed è bellissimo. Abbiamo avuto un sacco di impegni fuori casa, ovviamente, che si sono tutti accavallati nel corso dell'ultima settimana. Quindi giustamente c'è un pochettino incasinato il lavoro, perché poi non si sa come si sono tutti sovrapposti e erano cose che dovevamo fare, quindi amen, vabbè, è andata così. Allora Fede, praticamente dobbiamo basarci sulle classifiche. Vedi che abbiamo le medaglie. Primo posto oro, 20% della classifica argento, altrimenti bronzo. Io allora questa in base al non mio più il tuo risultato noi possiamo vincere o perdere. Ok, io non gioco davvero da un sacco di tempo. Anche quindi io, ragazzi, i primi match saranno di riscaldamento. Ci dovremo per riprendere un pochettino la mano. Allora, che ci sta, dai. Let's go. Io poi questo livello in particolare non penso di averlo mai giocato. Io questo l'avevo fatto, questo. Quindi vediamo, dai. Però è pieno di roba nuova, sono super curioso. Tra l'altro ho visto che c'è la nuova currency per shoppare, che sembrava molto carina. Hoopla! Hoopla! Ok, andiamo. Allora, schivo. Mamma mia, quanta gente! Devo gonfiare un po' di palloncini per andare bene. No! Ok, facciamo in questo modo. Stavo andando troppo bene, lo sapevo. Andiamo di qui. Toglietevi tutti. Ok, dai. Stop. Andiamo. No, sono stupida. Allora, mi stanno triggerando gli spuntoni. Perché poi la gente ti sta appiccicando. Sono veramente. Io sono bot, Steph, cioè te lo dico. Sì, ma mi sono ucciso da solo. Cioè, questo è imperdonabile. Niente, sono stupida. Dai, ma davvero mi. Bene. Stiamo rischiando, Io non riesco a fare quello con gli spuntoni, te lo dico già. Ma quello è facile.
Steph, c'era talmente tanta gente che mi stavano tutti appiccicati. Alla fine ho perso il tempismo, mi sono innervosita. E con il nervoso non sono riuscita a superare. È di squadra, ti prego di arrivare. Sì, sì, arrivo. Io sono arrivato adesso. Quindi ho fatto qualificazione, credo, di bronzo. Ok. Ecco, vediamo Fere. Levati! No, così sbatti. È vero che qua la gente t'acchiappa, che fastidio. Allora, Steph, non conosco la mappa, che ti devo dire? Ti sto giudicando, eh. Adesso l'abbiamo io non l'ho giudicata. No, l'ho giudicata. Io mi sto giudicando. Allora, ci siamo salvati grazie al mio arrivo. Ok. Ok, quindi un po' posso carriere fare con questa modalità. Ah, oh, bello, vedi? Sì, 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 perfetto, perfetto. Comunque trovate il link pinnato sopra per scaricare il gioco gratis, se appunto volete scaricare Fall Guys, quindi nel caso avete il linkettino, altrimenti c'è anche in descrizione, trovate il link ovunque. Per quanto siete in live, penso 2 ore. Sì, più o meno sì. Allora, circuito ad alta velocità, figo. Muovete attraverso gli ostacoli e completa 2 giri del percorso. Secondo me ci sei solo tu, sai. Dici? No, è di squadra, Fere. Teoricamente ci sei. Non lo so. Teoricamente ci siete. State facendo la modalità classica, dicono, però. Ho sbagliato il join? Non è squadra questa, sì, lo stanno dicendo tutti. Secondo me è sbagliato. No, però io vedevo coppie, scusami. Ho sbagliato il join? Tu non ci sei? No. Ok. Però ti posso guardare. Join. Vabbè, andiamo. Ta 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 ta. Non è di squadra, è sbagliato. Ok, ragazzi, okay. Perfetto. Dai, dai, dai. Allora, non conviene fare i tuffi, a quanto pare. Piuttosto... Aia, che male. No, ho perso la speed. Che carina però queste mappe. Molto. Questa mappa è fighissima. Non l'avevo mai giocata. Neanch'io. Infatti per quello ne sto scoprendo di solo. È molto carina. Ovviamente c'è difficoltà di quando provi le cose per la prima volta. Certo. Però... Un attimino ti ci devi abituare. Bellissima. Però ci sta molto. Ah, bene. Ma questo si muove. Bel salto. L'ho skillata di brutto qua. Ecco. Che parlo. Ti prego. Mia, che male. Ok. No. Peccato. Peccato. Andiamo. Mi ricordi come si faceva il tuffo? Con il quadrato. Solo il tasto. Cioè so che si fa il tuffo, ma non mi ricordavo il tasto. Corri. Ok, qua l'ho gestita benissimo. Ma questo ostacolo prima neanche l'avevo visto. Ok. Andiamo. Allora, qua tanto giro c'è. 2 di 2, quindi devi fare... Sì, c'è scritto all'inizio. Per adesso non l'ha completato nessuno, quindi quantomeno non sto andando male. Questo è impossibile. È difficile. Aia, che male. Oh, porca miseria, tutti li stai prendendo. Non mi rompere le scatole. Allora. Vai. Ok. Bello. Ok, sono arrivato tra i primi. Dai. Quinta posizione, tipo, direi benissimo. Stefo Formula 1, sì, questa è carinissima. Sì, è una figata carina di livello, eh. Allora, allora, leggo un pochettino di abbonati. Grazie a Cavallo Pazzo, Serena Becciu è mia. Li vedo così, ragazzi. Quindi ho messo sia modalità classica che quella 2. Ed è capitata quella classica. Ok, ok. Quindi non ho sbagliato a non selezionare, semplicemente non ho tolto l'arma. Ok, ok. Dai, perfetto, vabbè, ma ci sta, ragazzi. Ci sta. Lo sai che fate tanti round su Fall Guys? Farete delle missioni che daranno ricompense anche su Fortnite. Anche su figo. Bellini questi crossover comunque. Molto carini. Molto, molto. Molto, allora, molto. Steph con l'asciugamanino. Lo sapete che devo tryhardare. Allora, vediamo cosa ci capita. Questa? No. Come giocare? Ogni colpo rischi... Ah, ok, 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 questa me la ricordo. Ogni colpo rischi di cadere nella melma. Sì, occhio sì, e cannoni. Qua devo stare attento. Qua devo stare attento. Allora, quando giochiamo con voi, penso che facciamo un po' di riscaldamento, quindi un po' di round così da soli. Quindi ci riscaldiamo un po'. Beh, certo, ragazzi. E poi facciamo un po' di match privati. Quindi avete ancora tempo se volete di scaricare appunto il gioco, che tanto è gratis. E quindi ve lo scaricate e giocate con noi. Sì, anche perché un pochettino... Ma no, mi ha preso in pieno la prima cosa che c'era. Ci dobbiamo riabituare, insomma. Ok, da bravo, Steph. Con calma. Con calma. Vai, vai, vai. D'altro ci sono anche... dei premi per chi aveva comprato Fall Guys quando appunto ancora era a pagamento. E quindi ricevi ma delle cose in regalo. Joy. Ma che bello! Che male! Per lo meno mi sembra. Sì, li vedi i joystick? Sì, sì, bellissimo. Sì, se ti prendono non si sono. Si prende belli. Un po' meno, però sono belli. Dai. 6 di 9. Mancano 3 eliminati. Aia! Ok. Tutto bene, tutto Hai bene. Resistito.
Ogni vittoria ti danno 35 frumenti di corona. Ok. Quindi ci sono anche un bel po' di differenze sotto questo punto di vista adesso. Allora, 15 qualificati. Non credo sia ancora finale. In 15, cioè potrebbe essere. Però sembra non credo. Sembra tantino. Vediamo. Ta ta ta. Cosa capita? Non quello delle uova, giusto? Ok, ok. Ok. Meno male che non siete in troppi, perché questo è odioso quando si è in tantissimi. Ma questo è complicato a priori, sì, eh. Sì, perché qua ti puoi anche spingere, capito? Ciao campione. Ti. Allora, vediamo. Che poi il tasto per tenere era R2, eh? Sì. Ok, quindi i tasti per fare l'infamone te li ricordi te? No, vabbè, l'ho riprovato allora. No? Ok. Spingendo le persone, tipo. Vai, controlla, bravo. Secondo me è questa, bro. Hai visto? Ma è fortunato questo, tu se le azzeccate. Ok. Guardali lì, tutti attaccati in una casella. Ok, no, siamo tutti assieme adesso. Ok. E andare verso destra, dai. Dai, da bravo. Andiamo, vai, che sei il mio collega. Su, controlla. Dai, palesemente di qui. Hai visto? Oh, cavolo. Hai visto? Allora, prova quest'altro. Bravo. Bravo, andiamo. Mamutino, vai. Vai tu. Dai, sii coraggioso, mamutino. Forza, andate. Bravi. Qua è solo non farti spingere. Perché bravi. Poi qualcuno ti prende. No, mamutino. Rischiatela. Vai, campione. Vai, Staff. Okay. Oh, li hai sfruttati tutti. Sei stato un infame. Certo. Questo era sfruttamento di mamutino. Esatto. Tra l'altro lui ha perso, vero? Perché è caduto all'ultimo. Sì, mamutino eliminato. Poverino. Sì. Poverino, l'ho fatto eliminare io quello, eh. Ne mentre 7500 spettatori, quindi ciao a tutti, grazie. Allora, grazie anche a Xuan Wang Yang, scusa non so leggere, per esserti abbonato, alle 24.32 per esserti abbonato, Ale Pera per la donazione di 1 euro, è sempre Xuan Wang, posso chiamarti solo Yang, che almeno è più semplice, per la donazione da 1,99, grazie mille ragazzi. Allora, non voglio dire nulla, ma questa è una di quei tipi di finale che so vincere. L'hai detto però. Non vinco, ma so vincere. Ti dicono povero mamutino. Sì, povero, l'ho trattato malissimo mamutino, eh. Sì. Trattato malissimo. Sono felice che siete contenti di rivederci su Fall Guys. Lo sapete che a me è sempre piaciuto un sacco e ci ho sempre traiardato un botto. È un bel gioco anche da live, perché sì, comunque è molto divertente in live, esatto. Ma poi dopo facciamo i match personalizzati, quelli con voi, che ci sono un sacco di modalità incredibili. Quindi ci divertiamo un sacco, eh. Allora, per ora 0 eliminati. Hai capito come funziona questa? Perché tu non l'hai mai vista. Vabbè, è simile. Cioè, classico. È simile, ma è da 2 e diventa velocissima però. Ah, ok. Ma tanto, eh. Già un eliminato comunque. Sì, no, ma qua è riscaldamento. Due eliminati perché si sono tuffati a caso. Occhio a non farti acchiappare. Non è qua che si decide la finale, mettiamola così. Ogni tot c'è il rullo nella versione appunto easy, quindi si può sfruttare per star safe per un po'. Però non è questa la cosa importante. Allora, conviene andarci adesso. Perfetto, un altro è morto. Ok, aspettiamo ancora. Ci andiamo ora. 5 eliminati, rimaniamo soltanto in 4. Non vado ancora, vado adesso. Madò, mi stava spingendo. Switcho per sicurezza. Ok. Il paperotto mi sa che è andato. Switcho ancora, questo adesso è quello lungo. Quindi easy. Vedi quanto adesso è più corta la mappa? Ci fai caso che c'è il rosa molto più vicino? Sì. Ecco, praticamente adesso sarà velocissimo, perché gira più veloce e hai meno spazio di manovra. Ok. Ok. Infatti vedi? Esatto. Ok. Oddio, adesso inizia a girarti la testa. Poi siete tutti uguali, non si capisce nulla. Ok, opla. No, opla. Aiuto. Ora stiamo da questa parte. Ti ho detto, diventa velocissimo. Ok, andiamo adesso. Ma che cos'è? Andiamo di nuovo qua. Ma come hai fatto? Aspettiamo. No, ok. Staff. Mamma mia. Ok. Opla. Opla. No, ragazzi, fa venire. Andiamo. Testa. Ta-ta-ra-ta-ta. Ta-ra-ra-ra.
No! Occhio, Steph! No! Aiuto! Oh, ti ho visto cadere. Mi stavo spaventando. Hai visto? Mi sei sì. Sì, non l'ho visto. Non l'ho visto cadere. Anch'io non l'ho visto cadere, quindi non capivo. Ok. GG. Prima partita, prima win di Steph. Ok. Ma ancora come si fa, a quanto pare? 9200 spettatori, ciao a tutti. Siamo tantissimi. E niente, primo match, prima win. Allora, non me l'aspettavo. Vi ho detto che questo è il tipo di finale che sapevo di giocare bene, però pensavo di perderla comunque. Quindi ottimo che ci siamo fatti già la prima win. Non c'era nessuno che mi stava tenendo, cosa che è stata molto comoda per riuscire a farcela, eh. Però abbiamo fatto anche tre prime posizioni. Allora, braccialetto punk. Perfetto. Sto salendo di un pochino di livelli. C'è la skin di Assassin's Creed che è tipo l'ho stupenda. L'ho vista, hai visto che figata che hanno fatto? È tipo incredibile, eh. Bellissima. È incredibile, sì, quella, sì. Allora, ok. Di livello è pieno di roba nuova. Questo provo a equipaggiarlo, no, non sono molto carino sinceramente. Non mi è piaciuto. Allora, dovrei aver fatto tutto. Quindi, prima win fatta, ottimo. Adesso vediamo un pochino. Riesco a cambiarmi un po' esteticamente perché mi confondo con gli altri, non guarda peraltro. Se hai qualcosa già sbloccato, perché te lo dovrebbe dare, cioè almeno qualcosa di molto base. Oppure posso mettermi questi. Oppure fatti un colore questi. Un po' più riconoscibile, che non, così non sei il colore classico che hanno un po' tutti. Facciamo, insomma, così. Dai, sì, va leggermente meglio. Vai così. Mi vedi? Non è che vada bene, però i braccialetti punk sono fighi, eh. Va bene, dai. Allora, tra l'altro, vedete, nello shop adesso c'è questa nuova currency, i showback, che sono molto carini, cioè, sono tipo, esteticamente sono qualcosa di geniale. E c'è un bel po' di roba in vendita interessante. Potrei shoppare qualcosa dopo, vediamo, vediamo. Anche perché il pastagionale che dà la skin di Assassin's Creed è tipo super mega top. Ma anche questa è carina. Potrei diventare qua. Carino. È piena di roba bellina, anche il barbaro. So. Ok, ok, ci pensiamo dopo. Allora, quindi, seleziona spettacolo, togliamo spettacolo in solitaria, giochiamo solo quello con Fere che mi farà perdere. Ready? Probabile, sì, quindi non ti conviene. Vabbè, ci proviamo, ci proviamo. Dai, ci proviamo. Ta-ra-ta-ta-ta. Allora, no, oggi niente video di TikTok perché non siamo riusciti a farlo in tempo. Cioè, a pubblicarlo in tempo perché poi ne abbiamo video, però non siamo riusciti. Quindi oggi niente TikTok, pausa. Come faccio a giocare con voi? Tra un pochino faremo dei match privati dove appunto giocheremo con voi. Trovate il commento pinnato, ma anche nella descrizione della live, il link per scaricare appunto il gioco, che tanto è gratis. Yes. E quindi poi ve lo scaricate adesso e quando giochiamo con voi avete la possibilità di giocare. Allora, da quanto è che non giochi a Fall Guys? Penso davvero almeno un anno. In video penso due annetti. In live forse lo facevo un annetto fa. Io quindi almeno due annetti, perché poi in live lo facevi tu. Sì, secondo me tu due annetti davvero. No, di nuovo questa. Già. Aiutala. Quegli spuntoni non li voglio più vedere. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Allora. Concentrazione. Avete mai fatto la montagna russa, no? No, non le fa mai. Non è mai riuscito a convincermi nessuno. Vedi che adesso ci vediamo a vicenda col simboletto? Sì. Perché dobbiamo fare il punteggio assieme. Quindi l'esito mio più l'esito tuo decide se ci qualifichiamo. Insomma, devo cercare comunque di fare il meglio possibile. Io, cioè, mi viene un nervoso quando è la gente attorno. Mi devo riabituare ai giochi in cui le persone appiccicate in ogni modo possibile e inimmaginabile. Ok, sono passato, sono tra i primi. No! Mi devo ricordare che si può anche fare il tuffo. Sì. Dimmi che faccio in tempo. Io non so fare gli spuntoni. Bene, sto andando benissimo. Vai, vai. Credo di arrivare per primo su tutti. Dimmi che ce la fai. Ok. Allora, Fede, sono arrivato per primo. Ho dato 60 punti alla squadra. Steph, non riesco a superare gli spuntoni. Devi correre l'incontro verso destra. Esatto. Esatto. Okay. Non riesco a farli, non riesco. Tutto a verso destra, schivandoli un po'. Corri verso destra, in diagonale. Così, però li così. Guardi. Vedi così. Ok. Sì, 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 hai capito? Un po' meglio? Sì, sì, un po' meglio. Ok, vai, brava. Esatto, esatto, esatto. È quello il concetto. Vedi, sì, sì, sì. A saperlo prima, mannaggia, con la tecnica. Però non l'ho visto. No, ti dico, non l'ho visto.
anche qui avvisami magari. Che non ci sono manco arrivata in sta parte prima. Vai adesso, vai adesso, vai adesso, vai, brava. Ok. Aspetta. Vai. È perfetto, perfetto, perfetto. Mi lancio. Bravissima. Ok, mai. Ora tutta a sinistra. Ok. Esatto. E ce la fai. Ce la fai, ce la fai, ce la fai. Dai. Ok. Con qualche scivolone, ma ce l'ho fatta. Ce la fa. Siamo... Però almeno adesso ho capito la tecnica, perfetto, dai, okay. Finché si capisce quella poi si va. Perfetto. Infatti me l'hai spiegato in 2 secondi, l'ho fatto ed ero ferma lì da 2 ore. Ottimo. E non ho collegato l'account e di conseguenza ho un account nuovo in poche parole, però va bene. Se arrivo primo è qualificazione assicurata? Ah, top. Ok. Ah, ok. Non succederà sempre, credo. Per essere più forte degli spuntoni, grazie. Mi hanno un po' sconfitto, ma dai, ce la siamo cavata. Finalmente Fall Guys, sono contento che siete felici, che ma piace, si vede, sì. Perché comunque siamo in 10.000 di sabato pomeriggio, direi che è tanta roba. Allora, mi raccomando Fer, eh. Mi raccomando, non ti voglio mettere pressioni, ma te le sto mettendo. Rottola in pista. Ma gira gli ostacoli in questa pericolosa pista e raggiungi il traguardo. Ma quella di prima? No, prima sì. Era 2 giri. Ah, e vabbè, ora è un giro, ma è quella di prima. Secondo me è un'altra pista dico, simile. Ma non ce ne possono capitare altre. Sembra molto bella. Pa 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 pa. Il pass è gratis? Non ho guardato. Ho letto in chat, non so se è vero, dicevano che è gratis per gli OG. Non so se ha senso. Avrebbe senso. Avrebbe potrebbe senso. Mi sa che è così, eh. Però okay. Io Fall Guys ce l'ho dagli albori, quindi dovrei controllare se infatti controlla poi se ce l'hai. Sì, non ho guardato, ti dico la verità. Davo per scontato. Però è diversa dall'altra mappa. Okay, ok, tanto comunque non avendola mai giocata. Ricordati gli speed. Gli speed. Molto importante. Qua si rimbalza. Ok, quindi vai a lato. Ho lato destro, lato sinistro, esatto. Brava! Sono già lì quando mi hai detto brava. Ho notato. Però comunque sei non molto fatto... più avanti degli altri. No, perché adesso devo fare la parte sotto, che è quella un po' bruttina, secondo me. Ah, mamma mia! Ragazzi, è la prima volta che la faccio! Primo! Ma incredibile! Ma che cosa sono oggi? Cioè, sono riuscito a rimanere su per tutto. Incredibile. Bellissimo. Ok. Vai, Pere, che sei quasi arrivata. Ok. Perfetto. GG. Al momento la posizione della nostra squadra comunque è seconda. Ah, bene, dai. Scivolone, vero? Scivolone. Allora. Steph Pere che aveva l'account dalla prima season al pass free. Io non mi ricordo se era proprio la prima season. Forse sì, però. Sì. Io guarda, giocavo all'inizio a Fall Guys. Mi ricordo che non potevi neanche cambiare il tuo nome. Cioè, quindi l'avevo proprio scaricato. Anzi, comprato, perché all'inizio poi era anche a pagamento. Subitissimo. Quindi potrei far parte degli UG, effettivamente. Non ci credi capire cosa sta facendo il tipo che sto aspettando. Non lo so, forse si è arreso. Non ce l'ho. Si è arreso alla vita intera, o però. Sta laggando, probabilmente. Anche. Probabile che voglia i laghi. Mi assegna comunque primo posto a me personale. Qualificazione raggiunta. Vediamo in quanti rimaniamo a questo punto. Sì. Perché questo è il secondo minigame. 20 squadre rimanenti. Passiamo a 14. Ok, che quindi siamo 28 giocatori comunque. Siamo tanti. Allora bravi Super GG. Grazie. Allora, vediamo cosa ci capita. Sto vedendo dalle immaginette un sacco di minigiochi che non ho mai provato e mi incuriosiscono un botto. Capirci un tubo. Fatti strada tra i tubi per raggiungere capirci la linea del traguardo. Che battute. Credo sia una sorta di labirinto. Non l'ho mai provato. Sono curiosissimo. Andiamo. Ta ta ta. Tororom. Parorom. Quindi immagino sia una questione di scegliere le strade giuste. Madò. Non so come. Non ne ho idea, Steph. Cioè, magari un tubo è giusto, l'altro no, Vediamo. Ok. No, ragazzi. Ho capito cosa capisci un tubo. I percorsi da cricetto. Brava. Allora, però è bellissima. Cioè, da vedere così... Sì, sì, no, sono belle. Vero? Sono belle. Che figata. Andiamo. È il nostro Here momento. Go. Let's go, let's go. Il mio. Ok. Vabbè, ho preso un bel pugno in faccia, sto bene però. 2 pugni in faccia, okay. Che top.
Ok, quindi se io prendo questo, succede che finisco qua. Fatto di riflesso, una roba. No! Aia! Ho i ventilatori. Aspetta, zium, che li zium, 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 vado qui. Zium, zium. Ok, andiamo. Io cioè prendo tubi e non ho idea di dove finirà la mia vita. Ma è quello il concetto, eh. Per quello è capirci un tubo. Ah, beh, sì, anche tu hai ragione. Ok, andiamo qui. Sto gonfiando palloncini, ne sono consapevole. Però sapete l'importanza del posizionarmi bene. No, perché è saltato tutto storto? Mannaggia. Fuori di testa sta roba. È fuori di testa, ragazzi, non si capisce niente. Vai, bellissima. Vai, vai. È una delle mappe più belle che ho mai visto. Allora, qua credo sia un po' fortuna. Credo se mitano meno. Ci siamo. Non toccatemi che... Ecco, ecco. Ma l'ho fatto cascare, ma... Non me l'aspettavo. Unexpected. Ferre, stai arrivando? Sì. Veniamo eliminati, eh. Come? Sono all'altezza dei dischi. Il problema è che quando ci sono queste robe c'è la gente che ti mette... 21 punti, per devi arrivare adesso. Steph, non posso proseguire. Vai. C'è la gente che ti... Brava. Vai ora. Ok. Ok, vai, vai, vai. Ora devi solo correre dritta. Ti devi aggrappare a quel robo quando arriva. Non andare ora, non andare, non andare. Perché Steph, non mi ascolti? Perché tanto poi vanno gli altri. Ascoltami, quindi. Li so i timing. Tanto c'è, ce la fanno gli altri. No. Salta e aggrappati, vai. Quando mi dici salta? Hai sbagliato. No, non rompere, fallo fare a me. Mannaggia. Steph, non l'ho mai fatta, non li so i tempismi, dai. Vai. Vedi che non ci arriva. Devi saltare dritta. Stai saltando da ferma, devi saltare in corsa. Quindi come faccio? Aspetta, correndo dritta. Ti fermi, vai adesso. Ora. Esatto. Molla. Ok. Siamo salvi. Non lo so. Due punti abbiamo preso. Qualificazione raggiunta, proprio. Ce l'ha regalata sta qualificazione, eh. Ascolta, si sono persi tutti lì, quindi non ero solo io, stavo lo so. C'eri solo tu. Non è vero, sono tutti caduti. Ma se non ce n'è più nessuno. Certo, perché sono tutti caduti. Che vuoi? Ma. Allora. Si sono tutti intrippati. Siamo salvi per miracolo, eh. Steph. Dimmi. Allora, se mi devi rompere le scatole, giochi da solo. Così fai vedere quanto sei bravo e non mi rompi. Qua cioè, abbiamo perso. Sono mappe che non ho mai giocato, le sto un attimino capendo, quindi non rompere. Qua è persa, qua è persa. Questa... No, io in realtà in questa, ai tempi di Fall Guys, la finivo sempre per prima. L'ho detto. Sempre, però ragazzi, tempo fa, adesso un attimino devo ricapire. Ci schiantiamo. 12.000 spettatori. Spero che perdi tu, guarda. Cosa? Spero che perdi tu. Ma può essere, infatti in questa non faccio, di solito non vado molto bene. Perché è tutta una questione di non beccare le frutte iniziali. No, 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 no. Vado. Ok. Ok. Sono dietro di te. Per ora. Ok. Dai, levatevi. Ok, 21 punti. Forza, forza, forza. Oh, mi sta tenendo sto maniaco. Allora, ci segna come prima squadra qualificata. Attenzione. Hai visto che io questa la finisco sempre. Sai che la prossima probabilmente è la finale? Sì, ma non la so fare. Non mi guardare, lì è tutto tuo. No, ma credo che il risultato di noi due faccia la vittoria. Non credo che devo vincere singolarmente, lo sai? Quindi almeno devo cercare di non arrivare ultimissima. Penso di sì. Magari anche terza posizione. Questo quarta. C'ha il caschetto per buoni motivi comunque, in testa. Sì, sì. Poverino, cioè ha preso più frutte lui di un fruttivendolo. Ha capito tutto però, Attenzione. Ce la sta facendo finalmente. Rischioda. No! No, poverino. Ormai tipo per te, vai, corri. No! Non prenderle tutte. Dai che ce la puoi fare. No! Ragazzi, sembra... cioè, il gioco sta infierendo su di lui, poverino. È sopravvissuto solo per il caschetto, palese. Poverino. Solo per il caschetto. Ok, la finale singolarmente, meno male. Ok, dai, ottimo, ottimo, ragazzi. Così almeno non mi colperà di nulla, io farò schifo. Ma otto squadre... E mi devo rompere le scatole. Otto squadre, facciamo la finale in 16? Sicuri? Boh. Davvero? Cioè, in 16 la finale è tanta roba. Vediamo, o c'è ancora... Un match prima Basta della che finale. Basta che vince uno solo e vincono entrambi. Round dice finale. Manuel.
Quindi Steph è tutto. Non sono più abituato. No, no. Questo no, ragazzi. No, io allora questo già sono scarsa di mio, ma questo è il gioco in cui sono più scarsa in assoluto, perché mi prende proprio l'ansia bruttissima e quindi non riesco a fare. Sì, la live del piccione me la ricordo ancora. Ah, qui è dura. Ecco che mi hanno già fatto cadere. Allora, ho fatto una caduta terrificante. Sono messo peggio di te al momento. Quindi non potremo vincere. Temo di no. Dai, perché fate i cretini e ne levate due alla volta? Perché? Cioè, ho capito che devi vincere. Niente, Steph, sono proprio... fatto un sacco di piani in giù. No, davvero? È finita. Se c'è qualcuno sopra che la gestisce. Ma ti faccio cadere io, schifoso infame che non sei altro. Questa, ragazzi, è andata. Niente, Steph, sto caduta. No, perché win. La gente i piani alti, piuttosto che pensare a salvarsi, pensa di più a farti cadere. Cioè, sono stati proprio così. Aspetta. Dai che tu te la puoi ancora gestire. Però, ragazzi, io ho alzato le mani fin da subito. Sto gioco non lo vincerò mai nella mia vita. Wait. Piattaforme, perché l'ho visto che era rimasto così. Il mio personaggio... Ma ti dà la win anche a te? Sì, è quello che hanno detto prima, non mi hai sentito. No! Non gliela devono dare. Ma sentitelo! Non gliela devono dare. Ma che si vuole dare la win? E questa non sa manco come si gonfiano i palloncini. Esatto! Due win, 2 su 2, anche con Fire in squadra. Non l'ho detto, no, ho sbagliato. Allora, leggo al volo un attimino donazioni e abbonamenti, che da un po' che non li leggiamo. Allora, sono stanco. Posso andare in pensione? Allora, grazie a Emanuele Morigi per esserti abbonato, GX Lorenzo per esserti abbonato, Steph Ferri mi potete chiamare Luca, grazie, perché era quello che aveva il nome particolare prima, grazie anche per la donazione da 1,99, il buon Daffy 2 euro, meglio Pirri o Paoli? Rispondi Steph, grazie Fede. Che cos'è? Non lo capito neanche io. Okay. Grazie Fede Maiocchi per esserti abbonato, Matteo 11,2 per esserti abbonato. E poi di nuovo Luca che ci ha dato un altro euro e 99. Matteo 11,2, donazione di un euro. Sono tantissimi. Roberto Narciso per la donazione di 0,99. Steph Ferre, siete i miei idoli, chiamatemi Luca. Un altro euro e 99, quindi grazie mille. Le ho lette malissimo perché sono tante, ragazzi, cerco di essere veloce. Allora, poi abbiamo Ianca Sola 2008 per l'abbonamento e per una donazione di 2 euro con ciao siete i migliori, quindi ciao, grazie mille. Poi abbiamo, sì un attimino, hai ragione anche tu, aspetta che devo passare all'altro schermo, ok. Grazie. Sì, effettivamente ho il pass, sai che mi sta sbloccando, Steph, sto sbloccando le ricompense del pass, quindi un attimino devo fare salta. Ah? Sei una bidoniera. Tu sei una bidoniera. Poi grazie a Quata, non hai messo comunque ready. Non lo so. Non hai messo ready. L'ho messo. Sono pronto. Okay, per l'abbonamento di 6 mesi. E anche a Aisar Salem per esserti abbonato. E a Playtime che si è abbonato Playtime. Adesso. Ragazzi, scusate, li ho letti un po' male perché eravate tantissimi per leggerli di fretta. Comunque c'è gratis per Epic Games da PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Quindi praticamente c'è da tutte le console. Adesso Fall Guys è una figata. Trovate il link lì in chat per scaricarlo. La trovate anche in descrizione. È appunto free. Allora, 2 partite, 2 vittorie. Vediamo se riusciamo a fare la terza. E dopodiché i match privati. Grazie anche a Pietro Romanego, così li leggo ora, per esserti abbonato. Quindi tenetevi pronti perché dopo questa partita andiamo di match privati. Però ragazzi, non tryhardate troppo. Grazie a Granvilla per esserti abbonato e anche a Muamen per la donazione di 3 euro. Grazie mille. Allora, concentrata Ferre adesso sì, che non voglio essere eliminato. No, certo, guarda, ne approfitto dei caricamenti così. Grazie non Ettore per l'abbonamento. Non ne devo leggere 2000 che mi incarto. Pronta? Li leggo male, vai. Carica? Sì, no, per niente, vai. Andiamo. Che bellino il personaggio di Among Us. Carissimo.
capito? Sì. Zoom, vi supero tutti. Ma che cosa superi? Andiamo, andiamo. Hopla! Mi hanno body bloccato tantissimo, ma per fortuna... Io non capisco neanche più dove sta il mio personaggio quando ce ne sono tanti. Ok. Ok. Che male! Oh, questo lo so ancora fare? Sì! Meno male. Non lo so più fare. Ma è vero che ci si può anche appendere, cioè proprio tirare su. Sì. Proviamo a passare poi dal centro. Vediamo. Forse è meglio non fare rischi. Ho smesso di prendere tutti i martelli da Face, magari. Tentiamocela. Let's go. Porca miseria, mi si è rialzato il personaggio subito. Bene, come si è messa? Benino. Niente. Che succede? Succede che... Quanto è veloce quello centrale, mannaggia. Bellissimo. Sto diventando pazza. No! No, Fer! Mi sono distratta, vedevo uno. Passo dall'altro. Stiamo rischiando moltissimo. Che ti devo dire? Ok, è molto più easy. Da lato. Vedi. Dai. Ho fatto schifo bene. Perché ho provato il passaggio quello centrale. Sì, mi sono distratta perché sentivo te, oppure che stessi andando male, quindi mi sono distratta io. Xiao, se guardi questo commento sappi che ti adoro. C'è Xiao? Non ho visto Xiao, c'è Xiao? Ciao Xiao, anche se non ti ho visto. Altrimenti era a caso il commento, non lo so. Allora, qua dal telefono tutto ok. Allora, vabbè, l'importante è qualificarsi. Poi tanto è inutile essere primi, secondi all'inizio. Quindi l'importante è esserci. Grazie a Mohamed05 per la donazione di un franco svizzero che vi invita alle due vittorie in un mese. Ne fai due di fila la prima volta che inizi a giocare. È quasi. Però non ho tryhardato molto al tempo, quindi ci sta, dai. Da 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 da. No raga, dai, io ormai. Secondo te la funziona ancora bene. Il trick finale? Credo di sì. Sì, c'è. Ciao, Xiao. Eccolo, eccolo. L'ho visto adesso. Infatti, l'ho letto dalla chat al contrario. Infatti, c'eri. Come va con la connessione? Abbiamo risolto. Cioè, si spera. Incrocio le dita, Watermelon. Sì, altrimenti dovremmo... non riusciremo a fare la live. Siamo rimasti circa alla fin fine una quindicina di giorni senza internet. Ci hanno fatto un casino incredibile, ragazzi, ma è stato un disastro perché abbiamo sentito una cosa come 150 operatori senza scherzi e nessuno capiva quale fosse il nostro problema e tutti ci dicevano sì, adesso torna, e non tornava mai la connessione. Poi dopo 15 giorni ci è tornata e ci hanno anche fatto ma com'è possibile che sia tornata? Sei tu. Bene. Che ci lavori. Concentrata. Però almeno per ora c'è. Spero che rimanga, ragazzi, che non ricapiti mai. Allora, una roba del genere. Punta lato, mi raccomando. E cerca di rimanere su più tempo possibile. No! No! No, ma dai, che sfiga doppia! Recupero. Giù. No, dai. Ok. Non dire che sto andando male, perché poi mi demotivo e vado male in cuore. Bene, sto andando bene. Ok. Se c'è la pressione che poi dipenda tutto da me, è un disastro. E basta. Ok, mi sono liberata. Ok, è arrivato. Dimmi che stai arrivando. Oh, cavolo, sei, io non conosco questi posti. A prendere martellata in faccia. Ho notato, no. Questa. Brava. Spingere in avanti, esatto. Prendi la speed che ci sei, Fere. Se supero sto qua. Corri. Ma com'era l'ultimo? Questa me la devo ancora metabolizzare un pochettino. Basta stare su. Lo so, Steph, però quando c'è un sacco di gente tipo di blocca le case, perché prendi una e rotoli giù. Perché? Fede, ci siamo eliminati. Tutti e due? Sì, elimina anche a me. Ah, vabbè. Come io ti salvo, tu non mi salvi, capisci? Ti senti in colpa? No, per niente. Ho capito. Peccato. Io gli ho anche detto, Steph, guarda che io ti faccio perdere tutte le partite su Fall Guys. Lui, no, va bene così. Match privati, andiamo. Dai, facciamo qualche match insieme a voi. Allora, solo round di corsa, sempre, pronti, partenza e via. Un round in fila l'altro di club del salto e per finire in bellezza una gara di salti. Ah, vediamo il pass se avete ragione. Sopravvivi a due round di risali la melma per avere la possibilità di puntare alla corona in una finale casuale. Fatti valere nei nostri nuovi round. Dai, proviamo i nuovi round. Va bene? Sì, ragazzi, avete ragione. Io ho il pass, Steph. Fede, sei pronta a genare, per favore?
Sì, stavo guardando il pass. Fai match personalizzati. Dove lo trovo? Ecco, appunto. Cioè, sopra, in basso a destra, sopra quello di start. Quindi selezione spettacolo? No, quello ancora più su. Non so come arrivarci, è quello. Dalla home. Ho capito, ma sono col joystick. Devo levare. Sì, Steph, non ho capito. Usa il mouse, poi premere. Dove devo andare? In quello sopra. Scopri le novità o quello sopra? No. Cioè, gioca e selezione spettacolo. Prova selezione spettacolo. E prova quelli personalizzati in alto. Spettacoli personalizzati, avevo ragione io. Unisciti, sei imbecille. Codice? Dammi il codice. Pronta? Vai, stupido. Lo scrivi la tastiera? Sì. Vado? Lettere o numeri? Non lo so. V-O-E-U-Y. V-O-E? U-Y. Y, invia. Vai. Ok. Ok. Se mettete la skin del piccione, vi spacco la faccia. Ok, no, non voglio vedere i piccioni. Che poi mi fa ridere, mi stava insultando ed era esattamente lì. Allora, premi i tasti e scopri le cose. Ti dico selezione spettacolo, tu no. Sei più su. Sei un bidoniere. C'era solo notizie. Sei un bidoniere. 38, let's go. Andiamo. Allora, grazie a Pietro Romanego per la donazione di 0,99 a Non Wolf. Sentiamo bene, what? Ma come non sentite bene? Siete dei robottini. Hai rotto a qualcosa? A caso? Ma non credo che possa impazzire l'audio a caso. Allora, farete delle collab per Fall Guys tipo con Maiko Favi? Può essere, proviamo a organizzare. E poi Wolfix per esserti abbonato, che Steph mi interrompe. Allora. Ma davvero? Sì, sì, Steph, lo stanno dicendo in troppi. Come mai? Com'è possibile, ragazzi? È in prosa il microfono? Si sente l'audio un po' sgranato, ma... La. Non capisco, ragazzi. Prima sì, non sempre, ogni tanto... Prima. Ragazzi, boh. Non lo so. Non riesco a capire il problema. Sei pronta? Sì. Questa è quella di due giri, eh. Ok, quindi ancora peggio. Si sentiva un po' male prima, ok. Spero che sia sistemato, ragazzi. Non capisco. Mannaggia, sono partito malissimo. Ah, io benissimo, ero prima, ma ho mancato una speed. Perché non ho fatto più speed. Okay. Però ho preso l'altra. Dai che la recuperiamo. Si tagliarda qui. Prendetemi. Ok. Porca miseria che... Vai, salta. Vabbè, ma quella speed è impossibile da prendere. E allora i robi che girano molto forte, sta. Capisco. Ok. È che quando faccio il tuffo perdo la speed, quindi devo stare attenta come lo uso al tuffo. Ok, non sta male. Dai. Ma quindi quei muri si alzano solo al secondo giro, interessante. Che bella cosa che ho fatto. Sono stata brava. Sono stupido allora. Vabbè, qui me la perdo. Eccolo. No, dai. Si è spostato, quello non mi aspettavo. Vabbè. Sei in una parte stupidissima. No, ti devi muovere. Io non ho finito. Neanch'io. Mi sono intrippata in una ma parte. Ma mi si è incastrato come un salame. Ma dai. Vabbè, dai, ci sta. È normale che vada così sui nuovi minigiochi. Quindi questa qua è la modalità peggiore. Però, cioè, boh. Sono molto arrabbiato. Spettacoli personalizzati. Crea. Invia. Quindi esco. Seleziona spettacolo. Spettacolo stelle da stadio. Sì, esco. Dimmi quando ci sei. Allora. Pa. Seleziona spettacolo. Pa. Unisciti. Vai. Vado. V-I. 6-J-6. 6-J-6. Ok. Ok. Mi sono incastrato brutalmente. Io spero che non ricapitino queste. Poi vorrei qualche altro tipo di mappa, perché per ora stiamo giocando ma sono quasi sempre le stesse o comunque simili. Allora. Cioè ce ne sono tantissime. E adesso ne capiteranno? Ti stai lamentando? No, per dire. Per me è una lamentela. No. Ti sei lamentata. 38. Allora. E ta 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 ta.
Comunque, due ragazzi, Steph ha perso, non è che ha perso, non ha collegato il suo vecchio account, quindi è come se ne avesse uno nuovo. Io invece ho il mio vecchio account, come vedete, non ho più l'unicorno perché l'ho cambiato con la corona che mi sembrava più carino. Allora, ok, ci stiamo connettendo al... No! Ok, no, tutto che a posto. Succede? Pensavo dovessi ripartito. Però vedi, sempre queste mappe. Fede, queste sono due delle nuove. Se riuscissimo a qualificarci, ne vedresti delle altre. Se perdi... ho capito, però nel primo round ce ne sono tante altre, mica ci sono solo queste due. Sono solo... questa è la modalità, solo mappe nuove. Quindi non ci saranno infinite mappe, capito? Ho capito, ma secondo me sono un po' di più le mappe nuove, quello sto dicendo. Magari se andiamo ai prossimi magari round ne troverai. Magari sono solo due, cosa ti devo dire? Quindi se smetti di perdere come la bidoniera insieme a me... pure tu. Appunto. Appunto. E appunto. Tu potevi comunque andare anche senza di me. Io non mi lamento che infatti non ho visto la nuova mappa. Let's go. No, vabbè, che crit... ho già perso. Dai, uffa. No, ma davvero? Ma davvero può succedere questa cosa? Ma io impazzisco, io spacco tutto. Probabilmente non vengo qualificato neanche a sto giro. Allora, proviamo a recuperarla così. Perché a un certo punto puoi ritornare anche al centro quando c'è lo scivolo rosa. Niente, non ce la faccio. Quella era palesemente per... quale? Tu. Prima. Niente, non mi qualifico. Non ce la faccio. Comunque io lo dico, è più difficile giocare con voi che con i giocatori randomici. No, ma... ed è così che su Stumble Guys, cioè. Sto facendo schifo, totalmente facendo schifo. Cute. Riandiamo. Allora, quindi, tacchete, non devo fare unisciti. Crea. Ah, quindi seleziona spettacolo. Invia, seleziona spettacolo, spettacolo, ce la facciamo, ve lo giuro. SHHZP. C'era un piccione? Sarà che ci sono troppi piccioni in giro? Dai, ce la facciamo, ragazzi. Quante vittorie avete fatto? Abbiamo vinto quelle che non abbiamo giocato insieme a voi. Quindi ne abbiamo fatte due o tre. Quante ne abbiamo fatte? Due win. E poi adesso il round insieme a voi li stiamo perdendo. Bene, 38. Go. Allora. Quando vedi che siamo solo due, state già entrando. Quindi per quello esatto, che poi da ragazzi, full. Dovete sì, essere sì, super veloci. La live poi comunque ricordatevi che ha un pochettino di delay, quindi la vedete leggermente in ritardo. Quindi nel momento in cui voi vedete due, in realtà in tempo reale si è già riempita la stanza, perché si riempie praticamente istantaneamente. Quindi, ok. Ragazzi, perdete per farmi passare. Allora, Fede, sta tutto nel star sopra. Ciao Cesare, grazie per i 2 euro. Sì, ma è quello il difficile, stare nel percorso di sopra. Quella è la cosa difficile, altrimenti sarebbe easy. Allora 60. Allora minuti. Forse devo battezzare la sinistra invece che la destra. Vediamo dove spono. Vediamo dove sono anche io. Sono a destra, quindi io no. Io sono a sinistra. Ultimo degli ultimi degli ultimissimi. Molto bene. Allora, Pium. Ok, let's go. Rimani. Il problema è che mi acchiappano più dei match normali. Mantieni e cadi al centro. E poi cadi così perché non vedi nulla. Allora, con calma, devi respirare. Ok, sono rimasta al centro per tantissimo tempo. Ok, andiamo di qua. Ora, torniamo al centro, prendiamo la speed. Si stanno già qualificando. Dai. Niente, non ce la faccio. Io ce l'ho fatta, sono scarsa. Ti sei qualificata? Sì. Maledetta, infame. Perché sono riuscita a stare nella parte sopra il più a lungo possibile. Poi sono caduta verso la fine, ma avevo già fatto tantissimo. Vi prego! Questo mi ha pure tenuto. Ma... comunque anche a me sopra mi tenevano tutti, Steph. Mamma mia. Che cattivi. Devo stare tranquillo. Respiro. Adesso guarderemo Fere. No, guarderemo Fere. Ma non c'è bisogno. Fere verrà eliminata. Infatti, cioè, quindi... però noi la guarderemo e la faremo soffrire. Quindi tutti concentrati per far soffrire Fere.
Ok, cioè proprio perché questa puntati. Cattiveria è inutile. Luchino felice, non tanto felice, grazie per esserti abbonato. Speriamo vai, che leggi, sei più felice leggi. Che non felice. Ma anche devi leggere le due donazioni. Fede, non posso tornare indietro io, non fa. Come? Perché non posso switchare di schermo perché c'ho pure le altre cose aperte. Ah, ma io le vedo comunque. Fate un applauso a Fede. Anche se non cambio lo schermo. Complimenti, brava. Grazie a El Rutilli per la donazione di 2 euro e Cesare Stonino per la donazione di 2 euro. Grazie per tutti i vostri video, grazie a te per la donazione. Allora. Mi raccomando. No, Steph. Due è giri. Persa. Due giri. Fere. È persa. Dai, non mi guardare. Guarda qualcun altro. Fere, aspetto proprio a te. Dai, Steph. Fere. Steph, allora, se Fere. Mi guardi, è scritto che perdo. Se okay. non mi guardi, c'è qualche possibilità. Ancora meglio. Allora, cerchiamola. Non mi cercare. Qual è? Eccola. Fere Nicchi, è proprio lei. Prende la speed. Schiva le martellate per adesso. Eccola che va veloce. È pronta a prendere la speed alla sinistra, rimbalza, ok, la prende tra i primi in posizione, sta giocando benissimo questa ragazza. Continua con la speed, la bloccano, attenzione. Va. L'hai visto? La bloccano di nuovo, però prende ancora la speed, passa in mezzo, non sbatte su niente, nessuna, parte su tutto. No, riparte, mi hanno preso, mi hanno passa preso in mezzo. Di nuovo. Primo round che lo supera praticamente quasi, forse, non si sa, attenzione, rimbalzini. Deve questo passare so qui fare. Al centro, lei salta e ci passa perfettamente. Prende la speed, va a schiantarsi su tutte no, le colonne che ci sono. Non ti ha acchiappato nessuno mi adesso. Mi ha acchiappato qualcuno. Corre dritta, rimbalzino. Se non fai il tuffo lì non prendi la speed. Ok, me lo potevi dire prima, grazie. Okay. Ok, attenzione, se la può ancora giocare. Tra i 15 posti c'è ancora. Va lei, avanza. Punta la speed. Questo mi acchiappa. Per prendere un'altra speed. Ha un buon ritmo. Guardi qualcun altro. Ecco di nuovo un'altra speed. Guarda! La bloccano, attenzione! Mi bloccano tutti, sono degli infami maledetti. Agli altri non li bloccano, a me sì, guarda. La bloccano ancora! Allora, comunque... manina viola è da buttare in un cestino del cassonetto. Guarda, non farlo più entrare. Okay. Bannalo dai match, non si può. Ti prego. Allora... Cioè, mi ha fatto perdere. Fede sbatte vincendo. Due volte, attenzione. Martellata no, in faccia. Ma ho perso il ritmo, mi fanno venire il nervoso, scusami. Fede bella, scusa. Prende bene. No, Fede, ce la puoi ancora fare? No, ormai ho perso il ritmo. Bravissimo! Che roba che ho fatto, hai visto? Manca un solo posto. Per... Steph, mi hanno tenuto per 20 anni, vedi? Vedi quello che dico sempre? Si può arrivare. Mi hanno fatto perdere. Possiamo arrivare, l'hanno fatta cioè, perdere. Mi hanno fatto perdere, l'hanno perché avevo perdere. Un ritmo comunque benissimo e stavo ero tra i primi. L'hanno fatta, l'avete visto tutti, sì, eh? Sì. L'avete visto. Adesso l'hanno visto tutti. Allora, cambio di modalità, vediamo cosa ci potrebbe stare. Spettacolo in solitaria X estremo. No. Ladri di dolci, nuova modalità di gioco, diventa il ladro più furtivo o la guardia più incredibile in questo spettacolo? Io sono pronta, dammi il codice quando c'è. Allora, questo è interessante. Anche questo è carino. Solo round di corsa, no. Comunque facciamo... ragazzi, questi sono match privati. Questo, pronta per? Sì, vai. 4QL TW LTW, perfetto. Ok. Allora, vediamo un po' cosa ci capita. Fai salta in giro, sì, avrei dovuto saltare di più. O comunque no, cercare... No, secondo me stava parlando di una modalità, Fede. Ah, ok. Perché comunque, cioè, sapendo che la gente ti può comunque tenere, è importante, secondo me, cercare di defilarti un pochettino. Ladro di dolce è bellissimo. Ok, dopo lo provo. Okay. È che potete giocare in pochi in quella modalità. Quindi era un po' indeciso anche per quello. Steph è un futuro telecronista. Anche secondo me dovrei fare il telecronista quando smetterò con YouTube. Grazie cioè... Cesare Astorino per esserti abbonato. Sono a Maria particolarmente Sol bravo. Renzullo per la donazione di 1 euro. Ta-ta-ta. O Renzullo, non lo so. È impossibile entrare. Bisogna avere ragazzi, bisogna... la scritta da campioncini. Cioè proprio alla velocità della purtroppo luce. Purtroppo i match si riempiono molto velocemente. Quindi immagino non si assente. Te lo ricordi questo minigame? Cosa? Questo minigame, te lo ricordi? Sì, purtroppo. È uno dei miei preferiti. Era odioso. Bellissimo. Un po' come tutti, perché sono tutti odiosi a modo loro. Odiosi e divertenti allo stesso tempo. Allora, robottino di nuovo? Ragazzi, ma che vi devo dire? Ma che entrambi o solo... per forza entrambi, Steph, siamo dallo stesso... dalla stessa scheda audio. Quindi la fonte audio è la stessa. Io non so perché boh. Ragazzi, io non lo so. Cioè, ve lo giuro, non lo so. Bella Disa, grazie per esserti abbonata. Allora, non ho guardato come è composta nelle sue variabili questo minigame. Però dai, questo se non mi incastro male lo devo gestire. Grazie Francesco Badini per esserti abbonato. Allora. Madò, quanto ho rischiato. Dai raga. Mamma
step. Eliminato. Niente. E io non so perché è più fastidioso di un match normale. Tu sei eliminata? Sì, sì, Steph, mi tengono. Mi hanno buttato giù. Perché non posso uscire? Il liquido rosa che saliva, mi hanno buttato giù. È uno spettacolo. Raga, è complicato così. Allora, crea. Vabbè, dai, vabbè. Via. E rifacciamo. Questa, pronta? Ah no, aspetta, non sono uscita. Sono un attimino addormentata. Giuseppe Guccione, grazie per esserti abbonato. Ho fatto la morte bruttissima. Allora. Allora, sempre personalizzati, sì? Sì. Vai. 2MNSG. MNSG. Ok. Ta-ta-ta. No, dovrebbe essere cross platform in realtà, anche da... Sì, è vero. Dai, vari giochi. Davide Lerma, riportate Brawl Stars, grazie per la donazione. Non credo, non per adesso, cioè salvo novità importanti non è in non programma. Non ci stiamo più giocando, semplicemente, quindi non giocandoci neanche per i fatti nostri, non ha molto senso neanche magari portarle in video perché non siamo aggiornati su tutti i cambiamenti, tutte quelle robe là. No, non dico nulla sulle Clerc oggi, che sennò poi... Sapete. Io non so neanche cosa è successo, cioè vabbè. Non sono così. No, che credo che ci sia la gara oggi. Ah, e ecco, oggi alle 8. Okay. Sì, io non seguendo. Cioè non domani, so bene. Scusami. Ok, a posto. Allora. Ok, allora, voglio dare il meglio di me. Di nuovo questo, oltretutto, eh? Sì, no, ma questa modalità ha questo. Ok. Ne devi far tipo due e poi c'è la finale, capito? Mm-hmm. C'è il vento se alla fine. Oh, no. Quello ma è pericoloso. Non ce l'ho già. Il vento lì? Oh. No, per sono personalizzate. Cioè, cambia ogni volta. Ok. Pa. Ma ricordavo già col vento. Pa. Non faccio gli affari miei. Qua non ha senso. Skipper troppo. Ok. Perché salto? Ok. Dai ragazzi, spostate. Allora, colore martello lo schippo, raga, perché... Oddio, ma sti martelli sono molto peggio del solito. No, tizio. Dai, ma... Sono caduta all'ultimissimo di una zona. Allora. Devo rifare tutto, yupi. Occhio che arriva lo slime poi. Ah, lo so, infatti. Se sbaglio di nuovo sono morta. Però ma che... Niente, Steph, è impossibile passare, siamo troppi, tutti appiccicati. Perché ognuno non fa la sua corsia e si appiccicano tutti agli altri? Arriva per primo. Oh, ce l'hai fatta? Sì. GG, dai, almeno tu. Allora. Mi sono altro eliminato. Vedo gente che viene massacrata da martelli. Quanti ci saranno vivi? Non lo so, però tanti, eh. Nella zona di martelli sono tantissimi. Vero? Sì, sì. Però un po' di gente sta venendo eliminata ancora. Perché poi il vento alla fine non è banalissimo a gestire. Oddio, la skin di Among Us è morta. Ho visto. Ok, sto guardando un fiorellino. Che fa? Che fa il balletto. Allora, vediamo qua. Attenzione. Ah, un altro. Una. Vabbè, li ho sterminati quelli che ho guardato, poverini. Non guardarli più. Quello col caschetto. Io te l'ho detto che porti sfiga. Ecco, quello col le caschetto persone. È morto. Te l'ho sempre detto. Sai che secondo me siamo rimasti tipo in 10? Può essere. Ok, vediamo. Round finito. Grazie Roberto per le donazioni del 99. Vediamo. Da 40 a 8. È stato un massacro. Un massacro totale. È stato un massacro totale. Adesso dobbiamo capire se ci dà comunque un altro round di questo o se abbiamo direttamente la finale. Vediamo. Secondo me direttamente la finale. Potrebbe. Beh, in 8, che fai? Anche se poi è meglio rifare quello in 8 perché non ti stanno tutti appiccicati. Secondo me è meglio. Perché hai sicuramente più spazio. Però e vedere... meno gente che ti acchiappa. Credo che ci possiamo qualificare tutti in realtà in questo caso. L'importante è non farsi eliminare. Quindi credo sia uno di quei round da far con calma. A livello strategico. Beh, penso che possiate passare tutti alla fine. Eh beh, siamo troppi pochi, penso esatto. Di sì.
Quindi se non fate gli infami e non vi spingete, passate tutti. Allora, arrivati in due in finale, può essere Sara, mi sa che... No, secondo me adesso ci qualifichiamo tutte e otto. Allora, dov'è Steph? Quello qui. Massimo uno o due eliminati e potrei essere io. Tipo, vedete, questo round in realtà non ha senso fare questo salto, però è proprio una questione di principio doverlo fare. Allora. Uppa! No, ma... Steph! Davvero? Seriously? Davvero? Aiuto! Steph, fatelo con calma, dai! Basta. Andiamo. Perché si sa correre quando siete soli in otto? Bene, perché devi imparare a tryhardare in qualunque momento della tua vita. Ho capito, ma te stavi prendendo solo tronchi in faccia. Perché così poi tu sei sempre pronto quando servirà. Hopla. Guardalo. Hopla. Vuoi vederlo il trick a te? Vai. Sei sicura? No, mo muore. Questo è solo per veri pro. Ma togliti! Oh, bravo! Ok. No, di nuovo il vento, no! Qua finisce malissimo. Finisce malissimo, io te lo dico, eh. Ok. Vai, 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 vai. Ok. Questi mi vogliono far fuori, lo so io. Sì, sicuro. No, dai, siete stati no, bravi. No, sono stati bravi, ti hanno salutato, dai. Però... No! Oh, io chi guardo muore. È impressionante, dai, andiamo. Vai, Steph, non rischiartela, su. Andiamo, andiamo. Ok, credo che quindi siamo... Questo muore. Ci scommetto quello che volete. Perché lo sto guardando. Guardate. Adesso, ecco. Hai la sciagura sulle spalle. Esatto. Sei capito? L'uccello del malaugurio. Dovete sperare che non vi guardo. Mamma mia. Siamo rimasti in 5 per la finale. Mancano solo 2 mesi precisi all'uscita della serie del Signore degli Anelli. Wow, così poco. Davvero? Manca. Beh, perché effettivamente era il 2 settembre, mi sa. Cavolo, è vero. E il tempo vola. Cioè, non è vero, sì, non vola. Però se tu smetti di pensare ad una cosa, sì, poi arriva. Esatto. Cosa abbiamo in finale? Sarà dolorosa. Cos'è? Ah, questo. Sarà dolorosa. Comunque ti dicono anche che c'è una mappa con 60 giocatori. Sì, ma è la classica. Il bello di fare i match privati è che hai tutte queste modalità strane e particolari. Beh, no, certo. Però una si potrebbe anche fare. Una così, la facciamo, certo. Certo. Però. Allora. Grazie Gianluca SCP per la danzina di un euro. E questa finale per me l'hanno peggiorata drasticamente da quando hanno inventato il vento. Ecco, per me il vento in questo tipo di finale... No, perché sì, è già abbastanza complessa di suo, soprattutto quando si velocizza. Allora, vi spiego una cosa. Se volete tenere qualcuno per mano, tenete vostra madre. Non a me. Steph, non puoi dire queste cose. Non è un insulto, però. Cioè, no. Steph. Possono uscire con la mammina e tenerla per mano, no? No. Non si può? Davvero? Allora. Allora, io nel mentre leggo un po' di chat. Roberto Narciso, grazie per la donazione di 4,99. Grazie a Vanessa Giordano per esserti abbonata. Roberto Narciso per un'altra donazione da 0,99. Gianluca SCP, l'hai letto tu. Quindi letto tutti però. Ok. Allora, sicuramente la cade la piattaforma. Il piccione, ti dicono. Da questo lato. Gli scleri di Franci in questa mappa, che ricordi? Ok. Ok. Sai, dovrei pensare a questa roba che gira più al vento e una è quello, sbatta. Quando secondo me bastava già pensare a quella roba che gira. Anche secondo cioè, me. Cioè basta e avanza. Anche perché poi ti scompaiono pure le piattaforme, quindi. Allora, io l'affronto adesso. Ok. Ok. Sono bravi comunque questi due. Esatto, sono bravi. Quindi è bella agguerrita. Ce la giochiamo. Opla. 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 Ora penso al vento. Quello si è salvato veramente all'ultimo. Occhio, che rischio. Andiamo. Mamma mia. Conviene aspettare. Loro sanno giocare bene. Rush.
passo sotto. Faccio questo, penso al vento. Un andato, Steph. Salto. Corro indietro, salto. Incrocio, salto. Corro un pochino indietro. Vado in avanti, salto. Lui sta rischiando. Ok. Ok. Gestiscitela, gestiscitela. Ne faccio ancora uno. Questa era tosta. Sì. Opla. Occhio. Opla. Torniamo un po' indietro. Opla. Opla. Sempre peggio. Opla. 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 Qua se io mi immagino tutti e due soffiando palloncini col sudore qua. Entrambi. Questo è un bel campioncino comunque. Sì, sì, è molto bravo. Molto bravo. Yes. Andata. Andata. Comunque complimenti perché sei andato in finale con due persone, due ragazzi molto molto forti. Quindi comunque ve la siete giocata tutti strabene in finale. Questa è stata una bella vittoria da campioncino, eh? Sì, 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 sì. L'abbiamo gestita su un diopla. Ma esco? No, basta che cambio modalità. Perché allora, mi dice ancora che sono nella tua lobby. Sì, esatto. Chi vince rimane due round di fagiolo nel cesto in una finale casuale. Schiacciata, festa di anniversario. Tutti i round originali di Fall Guys, carino. Pasticcio medievale, caos futuristico, giochi nella giungla. Dare via le celebrazioni con questi round festivi. All'aria, prove e sgravità, limbo i trampolini, valanga. Ok, è pieno. E vai, vai, tanto ne abbiamo da fare. Mi intriga. Comunque dicono anche che ladri di dolci è tipo guardie e ladri, quindi potrebbe essere molto carino. Questa mi intriga. Sei già dentro, quanto di 40, giusto? Sì. Allora, la tastiera rotta chi se la ricorda? Certe cose non ricordiamole allora. Più, dai. Fanno parte del volevo passato. Volevo leggere, grazie Francesco Badini per la donazione di 5 euro. Ehi Fer, sono un ragazzo che 5-6 anni fa ti dava consigli su Messenger per Team Park. A 18 anni sto ancora qui. Beh dai, siamo tutti ancora qui. Però bello vedere che comunque ci sono persone che ci seguono. Ti ricordi quando facevamo Team Park? Cioè, no, non mi credo che gioco è. È la mappa di Roblox. Ah! Ti ricordi Team Park? Ok. Bellissimo. Ok. Fantastico. I miei occhi. Grazie di nuovo a Roberto Narciso per la donazione di 1,99. Allora. Ok. Questa non l'ho mai fatta, ragazzi, quindi non penso mi qualificherò, ma ci provo. Interessante. Io credo che l'ho già fatta, ma non me la ricordo. Ok. Talmente tanto tempo fa. Non mi tenete, dai, fate da bravi. Ah, ok, è vero. Mamma mia. Devi centrare i buchi per fare più punti possibili. Ma io cado sempre, non la capisco. Ok, 8 di 50. E viene ripetuta all'infinito. Devi cercare di prendere, vedi, quelli di argento, quelli d'oro, capito? Sì, ma io continuo a cadere. Perché nella seconda. Però sì, sto prendendo un po'. Vabbè, ora ci sono caduta come una pera. Sto prendendo un po' di cerchi. Però continuo a cadere. Allora. L'ho preso. Devo prendere questi però. Dai, che sfiga. Io non riesco a farli 50 punti. Io boh, penso di aver fatto schifo e basta. Ce li schitti. Ma continua a cadere. Fere, ce li schitti in altri punti, leggiteli. È 5 perché continua a cadere. Ok, 18. Perché continua a cadere dello stesso punto? Non riesco a capire come si fa. Ok, 23. Stiamo andando un po' meglio. Mi sono ricordato un po' come funziona. Ok, questo è particolare. Mi devo ricordare di come si fa. Ok, let's go. Perfetto. 29. Ok, bello, sono andato avanti. 34. Andiamo. Non so come fanno il primo d'oro, sinceramente. Ok, sinceramente ho preso un po' il ritmo, ho fatto molti più punteggi, però almeno se mi ricapita, ora ho capito come si deve affrontare. È diventato pinball. No! 40. Io non penso di qualificarmi, Steph. 45. Troppo in ritardo, sinceramente. Io non so se mi qualifico anche non avendo i 50 punti, perché ne ho 46 di 50, mi arrabbierei parecchio.
No, io sono andata finito. Male perché l'ho capito. Sei fuori? Dai, davvero? Raga, ma cioè sono... Ah no, ok, vince proprio uno secco. Ok. Quindi chi fa i più punti in minor tempo, credo. Esatto, ok. Ho perso di poco. Allora, considerando che non mi ricordavo manco come funzionava, ci stava. 3 round di azioni in punta di piedi non stop. Ma questa è una tortura. No, non farmi fare torture, ti prego. Ti ha tenuto dentro? Sì, però cambierei anche lobby, Steph. Se no sono sempre gli stessi quelli che... Hai ragione. Scusa. Allora. Cioè, non per altro, però so che ci sono tanti di voi che comunque attendono. Invia. Seleziona spettacolo. Pronta tu? Sì, un attimo. Questa è una tortura cinese. Unisciti. Vado? Vai. Allora. RA14I. 4I. Vai. Allora. No, non giocano sempre i soliti, giocano i più veloci, ragazzi. Vabbè, abbiamo fatto 2 match di fila, sì, con la stessa due. Lobby, però ragazzi, solo 2, lo cambiamo ogni lobby il codice, quindi è a fortuna quelli che riescono a entrare più velocemente. Più di così non possiamo fare. Allora. Ci siamo dimenticati di fare l'ultimo video della nostra mappa di Minecraft. L'ho appena letto adesso, me l'ho totalmente dimenticato. No, ragazzi, è un periodo un po' particolare questo. Non per YouTube, ma per 2000 cose che stiamo seguendo al di fuori di YouTube, che ci sono capitati 2000 impegni tutti assieme, quindi qualcosina ogni tanto ce la scordiamo anche noi. In più il caldo, ragazzi, a me sta uccidendo. Non so come sta prendendo a voi, ma io sono costantemente stanca e fiacca, quindi ci manca solo quello. Allora, I gatti dormono, ragazzi, anche loro subiscono abbastanza il caldo con tutti i peli che hanno, poverini, quindi se ne stanno tutto il giorno a dormire. Beh, hai capito cos'è questa roba? Sì, non lo voglio sapere. 3 volte di fila. Come 3 volte di fila? 3 volte di fila. Come ci arrivo lì? Ma che siete matti? Hanno trovato la strada. No, ma ci sono pure... Dai, mi avete tenuto, maledetti. Mi hanno buttato, va bene, grazie. A me hanno tenuto mentre saltavo, cioè proprio da vigliacchi. Niente. Okay, io sono quella che viene spinta come facevi tu nei round. E ora come ce la gestiamo? Siamo tutti qui adesso. Ragazzi, io non butto giù nessuno, quindi almeno non buttatemi giù. Ma è cattivissima così, Steph. Uff. Come si può? Come vado avanti? No, sono caduta. Perché mi tirate? Allora. Dai! Ah, è terribile! Ma è difficilissima così questa modalità. Come fai? Cioè, ora. Lì c'è troppa gente, io non posso saltare. Se salto lì cado. No, levatevi, ragazzi, non ci acchiappiamo, dai. Dai, dobbiamo avanzare di qui. Vai. E il prossimo qual è? Non lo so, io vado così. No, sono infamone. Ci sono. L'hanno trovata. Dai. Oh, ma comunque quello lì è nato proprio simpatico, eh. È il simpatico della casa, quello, allora. Sai chi mi ha buttato giù? Chi? Quello col guanto rosa. Quello col guanto con la mano? Sì, quello di sempre prima. Lui. Cioè, lui è proprio nato simpatico. Porca miseria, complimenti. Mamma mia. Ormai dico, siamo tra di noi, almeno non buttiamoci giù. Poi certo che vinca il migliore, ma almeno non buttiamoci giù. No, ma che lui... Siamo tra di noi, cioè come se io buttassi giù te, capito? No, raga, quella mano viola, cioè... Tanto poi... guarda, è pure morto. Manco si qualifica, certo, spero che non riesci più ad entrare. Pensi... Voglio il nome che lo disse. Guarda, non c'è più. Non puoi. Che gente fastidiosa, ragazzi. Cioè, proprio è rimasto fermo lì. Mi ha fatto da block di proposito ed ha perso pure lui. Ma esco? Io impazzisco. No, ci sono, tanto. Ok. Ti faccio la telecronaca adesso. No, grazie. Sei pronta alla telecronaca? No, guarda qualcun altro. No, guarda te con telecronaca. Sarà incredibile, eh? Attenzione. Rieccoci. No, basta. Beh, ma era ovvio, te l'avevo detto. Lo so, per quello mi viene da dire no, basta. Ta 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 ta. Pararara. Ta ta ta. Ta ra ra. Ok, allora, cerchiamo a fare.
No. Eccola qui. Io cambio skill. Si parte, attenzione. Devono trovare la strada giusta. È peggio di prima, Stella. Nuovi ostacoli questa volta messi laterali. Sarà molto difficile. Ferre tentenna un po' all'inizio, ma c'è già un'ottima strada. Stanno andando dritti, attenzione. Ferre tra i primi posti, inizia. Ferre, adesso ti devi aggrappare a tutti. Tieniti no, abbracciata a qualcuno. No, non così. Ferre. Ho fatto l'impavata. Dai, non occhio. La faccio più, non la faccio occhio. Più. Occhio. Ok. Attenzione. Trovano la strada, Ferre, non star mai per prima, esatto. Stai sempre centrale. Sto cercando di spostarmi. Ok, ok, hanno un'ottima strada. E adesso? Ok, ancora, okay. Occhio. Però non mi piace. Tieniti con R2 sulla gente, così è meno probabile volare. Occhio. Mi butteranno perfetto. Giù. Devi... Mi hanno buttato giù. Attenzione, Ferre cade, però riparte, c'è tutto il tempo ancora. Rifà la strada. Salta. Era qui? Sì. Salta di nuovo in tuffo, bravissima! E ora? E ora è difficile. Vai, vai tu. No. Però lì non ci possiamo andare. E a sinistra o a destra? Secondo me è a sinistra, lo sai? Anche secondo me. Tu sei pazza! Ci ho provato. Ma che pro! Non si muove nessuno! Ma che pro, ma non si fa così! Sì che si fa così. È come il gioco degli specchi di Squid Game, li fai morire tutti e poi vai. E Ferre viene eliminato. Però almeno ho fatto vincere qualcuno. Mi fa piacere. Guarda, vincevano anche allora, senza io di te. Ad aspettare così mi viene il capito. Si può. Si può arrivare. Ma divento solo io robottino o anche Ferre? Perché sembra, da come scrivono, che ho diventato solo io. Ma poi sembra a momenti, capito? Che lo faccio solo in certi. Quindi non ha ancora meno senso. Lo so. Oh, ragazzi, non c'è mai successa una cosa del genere. Quindi non so neanche come risolverla. Esco, ovviamente. Così facciamo un'altra lobby. Cosa sarà la festa sportiva? Questa è molto cattiva. Sport per spettatori. Comunque dicono entrambi. Vabbè, Steph, sarà per forza entrambi. Pronta? Vai. Ok, entrambi. E 4YG2O. In realtà non era per forza entrambi, perché poteva essere il mio microfono. Però quindi così vuol dire che è proprio l'audio. Abbiamo due microfoni collegati alla stessa scheda audio, quindi l'uscita dell'audio è dallo stesso posto, quindi dalla stessa appunto scheda, quindi boh. Pam, pam, pam. Non lo so. Allora, let's go. Cos'è questo? Non lo so. Bene. Si chiama lo Sport scopriremo. Per spettatori. A me piace farlo spettatore. Quindi vediamo che cos'è. Entrambi diventate dei robottini, ma in momenti diversi. Capita spesso che tu parli e diventi un robottino e Ferre invece si sente benissimo. Quindi vedi che è una roba strana, non ha senso. Probabilmente, ragazzi, è Streamlabs. Sì, sì. Credo, non lo so. Probabilmente. Dopo andate a vedere il profilo Insta della serie se volete vedere un po' di cose spoiler. No, preferisco vederlo dritto io di solito. Sì, io di solito non mi spoilerò mai nulla. In generale lo faccio per tutte le cose, perché tanto se so già che lo voglio vedere, preferisco avere totalmente la sorpresa. E questo anche nei videogiochi. Cioè, se un videogioco so che lo voglio comprare, non mi spoilerò niente. Non mi guardo neanche i trailer a momenti. Non capisco perché spettatore in questa modalità. Cioè? Cioè, non capisco il contesto di questa playlist di gioco. Boh. Comunque l'hanno cambiata molto anche questa. C'è la roba che gira, prima non c'era. Sì, ma poi sono meno caselle, secondo me. No, no, le caselle sono uguali, secondo me. Ok. Arancio, uva, arancio, uva. Allora, arancio, arancio, io stavo già per morire, infatti è già morto qualcuno. Anche io. Mi stanno tenendo arancio e uva. Da, mi hanno tenuto. Però siete davvero degli infami, ragazzi. Grazie, grazie, bravi, bravi. Siete sicuri che c'è anche qua? Sono caduta, cioè mi è venuto il nervoso. Perché mi hanno tenuto quando è passata la sbarra. Mi hanno fatto andare da tutta l'altra parte della anguria, mappa. Mela, ciliegia, angu. Tu! Anguria, mela, ciliegia, anguria, anguria. Ciliegia, anguria, ciliegia, mela, anguria. Anguria, ciliegia, mela, la mela è qua. Ok, ora devo vedere se provano a tenermi. Se mi tengono qua è un disastro. Comunque così è molto più difficile. Anguria, ciliegia, banana, uva. Anguria, anguria, ciliegia. Anguria, ciliegia, banana. Anguria, ciliegia, banana. Anguria, ciliegia, banana. Anguria.
Anguria, ciliegia, banana. Anguria, ciliegia, banana. E la mela stava tipo, credo qua. Ok. Madò. È finito? Questa roba. Uff. Bravo, bravo. Raga, dal gioco più semplice e noioso è diventato difficilissimo così. Incredibile. Da 45 siamo rimasti 7. Madò. Porca miseria. Comunque dicono che fa il robottino quando ti avvicini al microfono e alzi la voce. Non è che abbiamo gli audio troppo alti. Non lo so. Se urli così li hai appena ammazzati. Bolla pop. Ecco, io di solito in questo perdo. Questa io non l'ho mai fatta e neanche mai vista. Allora, praticamente devi far scoppiare, mi pare, 25 bolle per qualificarti. Solo che se uno fa esplodere una bolla non possono farlo esplodere gli altri. Capito? Quindi è una sorta di gara di posizionamento. E non mi ricordo dove ne faccio scoppiare tante, quindi devo essere molto bravo. Allora, vediamo dove spawnano. Ok, sono spawnate in quello, quindi noi facciamo così per andarci allora, subito. Che bella sta mappa. Ok, sono a 5 di 15. Era un 15, 95. Ok, andiamo subito a prendere anche queste. 2. Ok. Mannaggia. Per me questo è il peggio, quindi appena ne vedo spawnare un altro. Ok, è spawnato qualche altro minigame? Sì, vado in questo. Oh, c'è quella da 5. Non ci arrivo. Vabbè, io ce la faccio. Fatto. Beh, sì, okay. Come veniva andare safe perché te ne mancava. È molto carina questa. Sì, è molto. Veramente caruccia. Ta ta ta. Ragazzi, è normale che se siamo in 10.000 e potete entrare in 40, 50, 60, non riuscite ragazzi, a giocare tutti. Dovete anche capire che noi più di così non possiamo fare, cioè più di darvi il codice in live che dobbiamo fare. Allora, da 7 ne rimasero 5. Vediamo che finale capita. Ho paura che faranno dei danni. Guarda, anch'io ho paura, eh. Potrebbero veramente. Potrebbero. Fare un casino. Speriamo con di no, però. Sei figo, però impazzisco. Allora, vediamo. Adesso mi riguardo il film. Salta lo stagno. Muoviti attraverso gli ostacoli giungleschi e corri al traguardo. Ah, questo è quello del rinoceronte. Quindi, quanti ci dovremmo qualificare, dato che siamo in 5? Non ho capito. Oppure il primo che arriva vince. Vediamo. Allora, è uscito il video di Xiao. Andate a vedere il video di Xiao. Okay. Non so cos'è, però. Vediamo in quanti ci possiamo qualificare. Sì, questo è quello del rinoceronte. Bellina anche questa. Devo stare attento a non cascare. Perlomeno esteticamente, poi probabilmente fa impazzire. Io da queste fare. Le ho giocate quando ho fatto il torneo. Quello col Montepremi. Qualificazione raggiunta in 4. Ok. E c'è un sacco di bambù qua, come vedi. Vedi che è tutto bambù. Quindi è la tua mappa. È la mia mappa. Malissimo. 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 La tiene. Anche se va malissimo, signori. Non ha paura di nulla. Lui salta. Corre verso il prossimo traguardo. Okay. Scivola per step. Mi stai copiando. Sì. Non si fa fermare da nulla. Sceglie la strada dei fiori ma cade. Sconfitta per Steph che viene rallentato dall'acqua. E ovviamente si prende pure un pallone in faccia. Ne sto per prendere anche un altro. Bellissimi allora. Rinoceronti. Dai. Facci una vita, rinoceronte. Un rinoceronte camperà Steph. Anche il secondo. Ma lui scappa. È più veloce di rinoceronti. Credo di essere ultimo. Prende la ventola. Non si arrende. Altro scivolone. Mannaggia. Era bello. Era bello. Mi sono bloccata all'inizio. Era modificata la prima parte e non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Ho livato e ne potevo guardarla alla finale, effettivamente. Effettivamente, io sono rimasta. La vabbè, guardare. Allora dai, usciamo, sei uscito anche tu. Allora, spettacoli personalizzati. Facciamo solo di corsa, vediamo cosa capita. Pronta? Sì. Ok. S0 O I M.
OIM. Quando c'è 0 e O mi confondo. Che codice è infatti difficile da scrivere. Questo è perfetto per sbagliarlo. Allora, sì, avete visto la telecronaca di Fer. Infatti era talmente brutta che ho perso. L'avresti perso comunque. No, ero col panderino pronto a vincere. 43, 50, 60. Ok. Allora, qui quindi ci dovrebbe essere qualcuno in più, dato che appunto è da 60 posti, così potete giocare il più possibile. Poi vorrei finire con qualche match di nuovo normale per vedere se riusciamo a fare un'altra bella vinta. Sì. Bella vinta. Bella vittoria. Allora, per quanto state ancora in rec, penso live, una mezz'oretta. Non in live, sì. Penso mezz'oretta, perché ragazzi erano più o meno due orette quelle che avevamo previsto, quindi abbiamo iniziato... Non mi ricordo a che ora, però tipo 14:40. Quando avrò 40. Fame da merenda, finiamo. Esatto, quando è ora di merenda. Come quando sei bambino. Corre super a dondoli che girano di 360 gradi senza perdere l'equilibrio per raggiungere la linea di traguardo. Che figo! Qua perdo. Non so cosa sia, ma sembra fighissimo. Allora, qual è la vostra modalità preferita? Guarda, devo dirti che ormai ce ne sono talmente tante belle che ho difficoltà a scegliere. Non giocavo da tanto Fall Guys, ma l'hanno migliorato un sacco. Sono proprio divertenti tutte queste bello modalità. Bello variegato, un sacco di modalità, un sacco di giochi, è proprio divertente. Devo dire esatto che l'hanno migliorato un botto, ragazzi, quindi sono piacevolmente sorpresa. Ah, ma queste sono, ok. Ok, ho capito come funzionano. Le abbiamo trovate in un altro in un'altra mappa. Parzialmente non fatta così. E ragazzi, quindi... camminate, non state tutti su un lato. Su. Sono caduto. Non sapevo. Ah, quando cadi rinizi, perfetto. Quindi verrò eliminato. Dai, ragazzi, correte però. Allora, dai, perché mi devi tenere? Cioè, ti prego. Ognuno ha la sua vita. Io mi faccio la mia, tu ti fai la tua. Siamo tutti felici Steph, e contenti. Ma andremo mai avanti qua? Raccogliamo gli ortaggi. Allora, io ho appena superato... Io non riesco a superarlo perché costantemente di così. Ti prego, okay. E tutti si continuano a buttare e rimane costantemente di così. Ragazzi, aspettate. Stai già cercando di parlare con qualcuno che non ti può sentire? Sì che tanto mi sento. In ritardo di 30 secondi. No, niente, Steph, io non supererò mai la prima parte. Non riescono a capire che la piattaforma deve stare piatta. Non continuate a buttarvi. Non avevo visto. Ma tu l'hai superata la prima parte? Sì. Allora sei solo perché sono tutti qua. No, siamo tipo in 10-15, eh. No, ragazzi, qua è come il gioco delle pedane. Vi ricordate l'altra? Che c'erano quelli che si fissavano, che dovevano stare così e tu non passavi mai. Solo che qua ce n'è una. Ma Steph, non ce la fanno. Cioè, che ti devo dire? Non so io cosa dovrei dirti. Cioè, che ti devo dire? Non so dirti neanche io. Cosa ti ma devo non dire? Non passerò mai. Cosa ti devo dire? Ragazzi, non fate i bot, dai. Su. Arriva quinto. Un buon risultato, dato che è la prima volta che gioca questa mappa, signori. Cammina come uno zombie, si appresta a fare un balletto e arriva. Step, sono passata. Ho preso il primo checkpoint. Sono riuscita e non so come. Però attenzione, ragazzi, stiamo osservando Fer, sale sopra, attenzione, si prepara ad andare sulla seconda, eccola che va. Fer, non devi aspettare qui tanto, puoi già andare. No, non ci sarei arrivata. Fer, ci potevi arrivare sì, tutto certo. Il tempo, l'hanno fatta tutti infatti. Non è vero. Se aspetti così tanto è un casino. Attenzione, salto con tuffo, two bravissima point. No, ormai sono troppo in ritardo. Va ancora. Salta sopra, attenzione, va verso l'alto, capisce come schivarli, è molto talentuosa questa ragazza. Attenzione, eccola ancora, passa alla destra perché vai su. Steph, non sapevo come funzionano, quindi non mi rompere, per favore. No, la rompiamo, scusate. Attenzione, cioè, va ancora. Per la prima volta, non rompimi. È ancora finita per lei. Un altro checkpoint importantissimo. Ne mancano soltanto due. Ne 22 player soltanto, qualificati. 45. Se può ancora fa. Allora, quella è una brutta situazione. Fere va adesso, attenzione, è il momento giusto. Bravissima. Punta verso sinistra. Eccola. Qui. Ok. Se non si cade. Adesso dritta. È la scelta giusta, Attenzione. Non penso di farcela. Non ce la fa. Non ce la faccio. Di pochissimo. Però cavolo, se non mi fossi incastrata, che tutti la tenevano così in alto la piattaforma, poi me la sono giocata comunque abbastanza bene. Delusione per tutti i consolini campioncini che la salvavano. Dai, sì, ho perso troppo tempo all'inizio, ragazzi. Non capivano che dovevi renderla piatta e non stare tutto il tempo così. E vabbè, dai, andate. Hashtag molto deluso. Va bene. Lo accetto. E l'ora di merenda è già passata, no? No, noi in realtà facciamo... La merenda è 16:30, noi facciamo dai. Merenda tra le 16:30 tipo e le 5 meno un quarto, quindi 16:30, 16:45. Quello è il nostro orario da merenda. Gira che ti gira. Gira che ti gira. Gira che ti gira. Ta-ra-ta-ta-ta. Comunque questo...
antistress che mi ha comprato Fere ormai è la mia fissa totale. Vedete che alla fine totale. Gli è piaciuto. Non so se vi ricordate il video di Staffan. L'avevo criticato nelle... questo, vero? Sì, l'avevi criticato nel video. Perché non invece... avevo capito il, la possibilità. Ho detto, no, è inutile. Invece tra tutti quelli che gli avevo comprato, quello è rimasto il suo preferito. Sì, non avevo capito il potenziale. Dopo che l'ho compreso... Dov'è Staffo? Vediamo. Attenzione. Oh, non ti trovo. C'è del talento non qui. C'è. Sì, che ci sono. Non sono c'è. Tra i primi posti. Eccolo. Azzurrino con Super sì, Punk. Ma, allora, quando ti cerco non posso andare io a dire ehi, Steppelli. Guarda come passa. Con che leggiadria, signori. Madò, mi stavano bodybloccando tutta la vita. L'ho visto. È ancora lì. Hashtag molto delusa. Se la gioca. Se la gioca, signori. Ok, un ottimo cambio ancora. Sei pazzo! No! Non era un buon tempismo, Steph, ma sei matto. Errore pesante, rischia la qualificazione. La fretta uccide, signori. L'abbiamo imparato quest'oggi. Una lezione importante di vita che ci porteremo comunque a casa. Eccolo che salta. E con un bello plan passa al prossimo checkpoint. Recupera parecchie posizioni con questa situazione. Vuole rischiare. Oppa! Attenzione, ancora lui. Si sente il campione. Tira dritto. Come la gestisce? Come la gestisce? Arriva il gatto che vuole rompere le scatole a tutta la famiglia. Questo mi copia e mi... Guarda, veramente. In base a com'è? Allora, molto deluso da Fere, sono d'accordo. Sono d'accordo. Allora, 12 di 31. Cosa mangiate di solito? Merenda, dipende. In questo periodo di solito frutta o robe del genere. Magari uno yogurt. Io oggi penso comunque di mangiarmi uno yogurt. Esatto, tutte robe così leggere, ragazzi, perché non penso si possa mangiare molto altro con questo caldo. A volte anche un ghiacciolo. Vedo tanti hashtag di molto così. Deluso, eh. È grave, è gravissimo. Sì. Molto, molto grave. Allora, vediamo nel mentre. Ok. Ok, 31. Vediamo. Terraria l'ho abbandonato alla fine. Però mi era piaciuto. Cioè, veramente, veramente caruccio. Non so perché non mi è venuto da continuare, sinceramente. Però che proprio cosa? Caruccio. Terraria. Cioè, veramente, sì. Dopo che ero entrato nel mood, era una figata a giocare. Infatti, Steffi diceva, giocalo, io non ho mai iniziato. Cioè, ci ho giocato pochissimo. Tempo fa, però, tanti anni fa. Oh. Vediamo. Allora. Inciampo a ostacoli. Questa, vabbè, questa c'era già al tempo, sì. Te ricordi? Sì. Ok. Infatti che bello rivedere anche qualche mappa. È bello vedere le nuove, ma anche quelle che già beh, c'erano. Beh sì, quando non giochi da tanto certo che ti fa piacere rivederle. Steffo, dov'è Steffo? Sono in prima linea a sto giro. Lo so, però io devo scorrere allora, tutti i giocatori finché non mi capiti tu. Non conviene più scivolare giù, quindi ce ne restiamo su, in questo modo. E puntiamo alla destra, che dovrebbe comunque andar bene. Eccala. Porca miseria, ha fatto tutte le scelte più sbagliate possibili e immaginabili. Vai, infilati in quella calca. Ok, se passo qua ho recuperato parecchio. Se non mi faccio tranciare adesso e faccio una buona salita. Signori, attenzione. Lui va dritto, senza paura, sbatte. Ok. Ok. Muovi okay. Con le gambine, sta. Ce l'abbiamo. Più veloce. Ce l'abbiamo. Ok. L'abbiamo un po' rischiata. Allora, che stavi cantando? Alvaro. Non so perché lo mi è ritornato in mente. Non so che ho visto TikTok. Proprio 23. Ok, adesso vediamo quanti diventeremo. Probabilmente 17. E quando sarà inverno fate un video dove mangiate il ramen. Non so cosa ci potrebbe essere di interessante. Però sì, effettivamente adesso d'estate non lo stiamo più mangiando. Anche se ammetto che tipo 2 settimane fa l'abbiamo preso, sì, però ho finito di mangiare il ramen che mi sembrava di aver fatto una sauna, ragazzi. L'abbiamo mangiato comunque di sera. Però comunque no, è stata una pessima idea, ve lo giuro. Non fatelo, perché letteralmente ero in un bagno di sudore. Ho detto, cavolo, sembra che sono entrata in una sauna. È stato passeggiata terribile. Festosa. Questa secondo me tra le nuove
Sembra incredibile. Questa sembra incredibile. Allora, andiamo. Siamo pronti. Let's go. Devo prendere i tubi, immagino. Credo sia una buona idea prendere i tubi. Quanto dura sto round? Allora, davvero da 23 a 17, guarda quanti devono diventare. Ah, porca miseria. Ok, si scende qua sotto. Bella. Si va? No, di nuovo questi. Però io le pedane così, ragazzi, non le sopporto. Zero proprio. Sì, andritti, checkpoint comunque fatto. Dai. Si scende. Io sto totalmente improvvisando. Lo so, non ho idea di cosa succede. Quindi c'ho i tubi e corri, vai, fai. L'ansietta. Ma guarda, non capisci mai dove devi andare. Sinistra, sinistra. Ma io questo lo posso muovere? Sì. No, si muovono da soli. Ma che sbatta allora. Vedi? Vado. Si muovono dopo un tot. Vabbè, ho perso un sacco di tempo. Porca miseria, non l'avevo visto, Fere. Stop. Tubo. Sium. Non poteva aggrapparmi, purtroppo. Peccato. Sarebbe stato tubo. Hai fatto. Ok. Prima volta che la giocavo, comunque l'abbiamo gestita. Allora, mi regali uno degli 80 pallettini che è gonfiato. Io ormai vi odio con questa cosa che mi prendete in giro. È colpa tua, Fere. L'hai inventata tu questa scemenza? No, in realtà non l'ho inventata io. Più o meno invece. Penso che l'abbia inventata il signoretti. Sì, ma tu l'hai fatta notare. Sì, vabbè, allora io ti... Fino a quando non l'hai fatta notare? Io ti ho fatto notare solo a te che facevi quel verso della... No, poi mi hai preso in giro in video. E poi il signor editor che ti ha messo i palloncini. No, quindi preso, da lì che è diventato... Mi hai preso tu in giro. E perché da lì è peggiorato. Le smorfie strane. Ho capito. Però penso che poi sia stato il signor editor a metterti i palloncini. Quindi da lì è degenerato. Cioè siamo stati un po' tutti. Prenditi le tue responsabilità, Fere. No, siamo stati un po' tutti. Prenditi le tue responsabilità. Hai finito il ring? No, perché sono uno stupido pagliaccio. No, a me manca l'ultimo boss. A me manca l'ultimo boss. Io ho riniziato il gioco un po' prima. Allora, io Steph, no, è andata così. Io Steph gli ho fatto adesso, compro, e adesso lo disso, compro il Elden Ring solo se lo giochiamo assieme nei boss. Perché ragazzi, a me snervano e non riesco mai a finirlo da sola. Lui sì, tranquilla, lo giochiamo assieme. Arrivo all'ultimo boss e questo qua ha deciso di riniziare il gioco, quindi mi ha totalmente mollato. Io ho provato tipo una decina di volte a fare... No, neanche, tipo 3-4 volte a fare l'ultimo boss. Non ci sono riuscita, mi sono arrabbiata. Ho detto vabbè, lo finisco in un altro momento. E mi manca letteralmente l'ultimo boss. E mi ha fatto giocare tutto il gioco da sola, perché abbiamo fatto quindi solo la parte iniziale. Non è vero. È un infame, sì, ho fatto tutto da sola, Steph. Che per me sono difficili quei giochi, impazzendo a giocare da sola, mamma mia. Ok, bene. Conoscete mi sono... la faccia del signore? Beh, certo, ragazzi, è il nostro dipendente, ma come facciamo a non conoscere i dipendenti in faccia? Sarebbe strano. Sono il primo ad essere arrivato qua, molto bene. Davvero, mi state tagliando la strada. Maledetti. Mi stanno letteralmente volutamente cercando di eliminare. No. Ma proprio che ti stanno correndo addosso per eliminarti. Niente. Vabbè, quando è così è difficile. Che ci devi fare? Ok. Ha vinto il rosso. Ha troppa più strada. Bravo il gelato che l'ha gestita, però. No, il rosso ha finito. Appunto, però ha vinto il rosso. Ok, rifacciamo qualche match normale. Che secondo sì, me vai. Ci sta. E vediamo cosa capita. Quindi, facciamo spettacolo solitaria. Fere si prende le sue responsabilità. E mi devi invitare però. Ti devo invitare. Apri squadra. Non riesco. Ti prego gioco. Ok. Invita. Ti ho invitato. Eccolo qua. Ti ho già detto di non rimettermi sto messaggio. Ecco, allora non voglio usare la chat vocale. Non mi allora quando rinizia il canale di Nino Gamer? Io non c'entro nulla. Ragazzi, no, è un periodaccio, cioè non ho proprio avuto materialmente il tempo e Steph lo sa, quindi non dirmi non c'entro nulla. Quando esce il vostro zaino? Credo sia già uscito, solo che non l'abbiamo annunciato.
però credo che lo trovate già in giro. Non lo so se si trova già in giro, non è un po' presto, non è più fine luglio, metà luglio. Secondo me da luglio si trova in realtà, secondo me lo trovate già, è solo che noi appunto di solito ne parliamo un po' più vicini alla scuola, perché tanto nessuno si compra le cose scolastiche a inizio luglio. A luglio io non volevo neanche sentir parlare di scuola, quindi non andavo di certo a comprare zaini o diario o robe del genere. Zelda 2 sono indeciso, nel senso che sto pensando seriamente di recuperarmi l'1 per poi giocarmi il 2. Quindi vabbè, sì, ha senso. Ci sto pensando, mettiamola così. Allora ok, me la ricordo. Proviamoci. Tu qua morivi dove c'era il vento? Eri tu? Io no, quella era Franci. Io non ho mai giocato sta mappa. Franci moriva dove c'è il vento, lo odiava nulla tantissimo. Mai giocata. Mi sono ricordato sto flash. Qua devi schivare le palle di neve. Ok, facciamo in questo modo. Facciamo non vedo neanche così. Dove sono dalla calca di gente che c'è. Sì, c'è veramente tanta gente. Cioè, ti giuro, non vedo niente. Il timing con cui è andato tutto liscio lì è stato incredibile. Allora, qua conviene sempre non rovinarsi la vita, accontentarsi e far questa strada, nettamente. Questo è sempre un punto molto delicato. Bisogna accettare che il vento ti blocca in quel momento, riandare in questo istante, puntare la destra, rifare la destra e primo qualificato. Yes! Molto bene. Brava. Vai ora. Ok. Fatto. Si qualifica, attenzione. E quando non mi spingono giù vedi che ci riesco. Fede è potentissima. E non l'avevo mai fatta sta. Non l'avevo mai fatta, quindi signori. L'ho fatta dritta senza neanche sapere cosa ci fosse. First try, Fede. Allora in un video metti vestita banana. Mi sa che l'abbiamo buttato quando avevamo traslocato. Può essere? O sì. Ce l'abbiamo? No, no, non l'abbiamo portato. Non l'abbiamo ragazzi, abbiamo fatto 250 traslochi. Ogni volta ci perdiamo qualcosa. Cioè, ad ogni trasloco qualcosa viene abbandonato. Sì, qualcosa viene abbandonato perché abbiamo troppe cose. Quindi in base a dove ci spostiamo magari è un po' un casino portarne troppe. E quindi le cose un po' meno utili, perché poi alla fine quando è che lo usi un costume da banana, le lasciamo indietro. O le regaliamo ovviamente, così almeno non si butta nulla. Allora, 40 classificati. Vediamo che ci capita. Non lo so, potrebbe succedere qualsiasi cosa. Basta che non sia calcio. Davvero che c'è anche il calcio? Speriamo non capiti. Allora, vediamo. Ok. Però basta. Okay. Ho giocato solo questa praticamente. Va bene. Posso fare due domande? Io prima volta se vediamo faccio il signor editor. Non lo so. Mentre seconda cosa pensate di Kaiju numero 8. Abbiamo letto. Hai letto anche tu tutti e due i volumi? Sì, sì. Abbiamo letto i primi due volumi. Però era molto, molto, molto figo ed interessante. Funziona proprio bene. Vediamo come va avanti. Diciamo che. Shonen, tra virgolette. Però perché... è carino. Però abbiamo letto solo i primi due volumi. Quindi. Bisogna capire anche come va avanti, perché tanti shonen sono molto carini all'inizio e poi diventano un po' più bruttini man mano che vanno avanti. Per ora è carino, quindi sicuramente continuerò a comprarlo, però si vedrà. Io la odio questa mappa. Cioè non riesco ad abituarmi. Ho quasi fatto il perfect. Mannaggia. Dai raga però. Sono tutti appiccicati poi. Che fastidio che siete. È meglio passare sotto qua. Okay. Però vabbè, il senso del gioco è che tutti si danno fastidio, quindi non si può dire nulla. Sium. Togliti. Sium. 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 Devo superare sto qua, è un peso. No, guardate. Mi sono perso una speed, ragazzi. Sium. 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 Ho sbagliato tutto quello che potevo fare. Sium. Sbagliare. Sium. Opla. Che trickete. It's incredible. Secondo o terzo? Levatemi secondo. Che vi sta andando tutto bene. Toglietevi dalle scatole. Primo e secondo per ora. Vai Fere. Attenzione Fere, prendere lo speed. Arriva lì. Si incastra. Salta. Ci passa. Prende la speed. Si incastra. Dai zitto Steph. Corre.
Sono già passa per il centro, 17-23 in questo momento. Ferri si blocca rimbalzando e ce la fa. Vedi? Mi stavi facendo stressare. Ce la fa. Signori. Comunque conviene passare da sotto, secondo me, in quel caso. Secondo me. Sinceramente mi è sembrato più complicato stare nella corsia di sopra. E pipì. Farete un altro libro su di voi? Non lo so. Penso forse di no. Vabbè, poi su di noi non abbiamo mai fatto un libro. È uscito anche il 3 di Kaiju numero 8. Infatti immaginavo fosse appena uscito. Solo che Fere non mi compra più manga. Comprateli da solo, cosa vuoi dire? Non mi compra più manga, Fere. Cosa stavo dicendo? Adesso siamo indietro di alcuni volumi con un po' di manga. Adesso rifacciamo un bell'ordine e recuperiamo tutto. Sì, comunque, vabbè, Guardiani dei Mondi era tendenzialmente su di noi. Vabbè, però non noi come persone. Sì, ma vabbè, però comunque noi come personaggi alla fine. Sì, comunque noi alla fine. Non lo so, probabilmente a me è piaciuto di più non esserci. Anche a me. Quindi nei libri dove non c'erano mi è piaciuto di più. Non lo so, dipende dalle idee che ci verranno. Ragazzi, forse sì, forse no. Però anche a me è piaciuto più fare dei romanzi slegati da me. Perché puoi essere un po' più fantasioso, insomma. Perché almeno non devi dipendere da cose che già esistono, eccetera. Questa mappa eccetera. Eccetera, sono stupida, sono fuori, sono già morta. Di già? Aspetta, non l'ho capito. Non ho capito cosa dovevo fare bene. Madonna, ma sono morti tutti subito. E vedi che non tutti hanno capito, quindi è difficile. Hai detto il gestante 23. Vabbè, era per i qualificati rispetto agli eliminati. Quando escono i prodotti dei campioncini in edicola? Vedremo, adesso ci dobbiamo calibrare. Spy Family, stiamo guardando l'anime, non abbiamo letto il manga. Non so se c'è il manga in Italia. Penso di sì. Non lo so, non ho controllato, però ora sto guardando l'anime e fa troppo ridere, è troppo carino. Sì. Quindi non so se c'è il manga, però, non ho visto se c'è già in Italia. Comunque, l'anime sì. Allora. Basta. Basta, Steph, è anche orribile quella canzone. Lo so, però ormai ce l'ho in testa. Non posso decidere cosa canto. È il brutto delle canzoni estive. Il brutto è il bello. Da voi c'è caldo, ragazzi, ditemi dov'è in Italia che non c'è caldo, perché ci vado domani. Quindi se mi dite un posto in cui uno sta letteralmente facendo caldo nel mondo, ci vado domani. Ti prego. No, la banana. Okay. Non è meglio se salti? Io lo faccio sempre saltando. Non credo. Sì, vai più veloce, guarda. Dici? Sì. Hai raggiunto quello che stava molto più avanti di te. Non è meglio saltare? Ho fatto primo, secondo. Il manga. No, allora, il manga esiste, ragazzi. È diverso se l'hanno portato già esatto, in Italia. Esatto. Intendo quello, perché è ovvio che il manga esiste. Beh, se hanno fatto l'anime è quasi sicuramente un manga. Spy X Family manga. Livigno, dormo con le coperte. Steph, andiamo a Livigno. Prepara i bagagli su al polo nord. No, vabbè, ragazzi, dicevo all'interno dell'Italia, perché tanto ormai nord-sud fa caldo uguale. Wikipedia. Anzi, mi sa che ormai c'è più caldo al nord del sud. Volume in italiano ho 8 addirittura. Ah, quindi vabbè, non così pochi. No, sono tanti. Infatti. Sono tanti. Perché di solito poi. Quindi vuol dire che è uscito da un sacco. Rimane in cima al cilindro rotante di tessere per vincere la corona. Cioè, hai capito che qua è un hexagon combinato al tubo che ruota? Fuori di testa, e meno che male che non piano sono piano scompa- che non sono arrivata in finale. Cioè, terrificante. Ma come faccio? Vabbè, vediamo. Io la tryharderò per voi. Voglio la terza win. Sarebbe 3 su 3 perché prima mi ha eliminato Fede, ricordiamoci. Che vuoi? Nel match quello in coppia. Io non ti ho mai eliminato. Sono pronto. Voglio questa terza vittoria. Sento che posso tenerla. No. Ma perché non pensano a stare su loro anziché concentrarsi sugli altri? Per me è peggio concentrarsi sugli altri. Devi fare il tuo percorso. Non lo so, chiediglielo. Poi non lo so, io perdo sempre qui, quindi probabilmente le mie supposizioni più che altro sono scorrette. Sono perso. Hai perso. Ragazzi, ma non me l'aspettavo. Tu te l'aspettavi? Andata, cioè, così sta.
Non mi aspettavo che non riuscissi a girare. Steph, non saltare. Ecco, troppo tardi. Grazie, quello. Ragazzi. Vi ringrazio. Adesso lo sai. Un pochino troppo tardi. L'avrei voluto sapere poco fa. Ti consiglio di non saltare, Steph. Lo sto dicendo tu. Grazie, ragazzi. Grazie. Vi ringrazio. Grazie, grazie. Vi ringrazio. Ci sono rimasto male. Era la prima volta che la facevo e non sapevo di non dover saltare. Adesso ti stanno sfamando tutti che non dovevi saltare. Vabbè. Un altro comunque anime di questa season strabello, di cui infatti abbiamo preso il manga, è questo, che è bellissimo, ragazzi. Lo state guardando il secondo volume? Non ho ancora letto il primo perché tanto abbiamo finito l'anime e quindi quando li guardo troppo vicini non mi piace, quindi stavo aspettando un attimo, però non vedo l'ora che la storia vada avanti perché l'anime è finito ed è stato super figo, quindi sono super curioso di vedere come va avanti. Che a me è piaciuto un sacco quello. Staff mi dice che viene annullato il matchmaking, non lo so. È la prima volta, adesso vediamo se va. Magari ha fatto solo una volta errore. Ma te va? Mi sta dicendo in cerca di giocatori in questo momento. Però sembra buggato, vero? Proviamo. Aspetta, no, 55 su 60. No, lì va. Ok. Ta- ok, metti ready. Fatto. Vai. Ok, perché vedi che adesso siamo più giusti in linea? Cioè, prima eravamo tipo in basso, era una roba strana. Allora. Avete la connessione? Sì, ragazzi, altrimenti la live era impossibile. No, la live, ragazzi, con la connessione del telefono sarebbe stata impossibile. Già i video abbiamo avuto un sacco di problemi per riuscire a registrarli, perché ovviamente il 4G è un po' meno stabile rispetto alla fibra che poi hai a casa, quindi... Sono stati 15 giorni complicati. Avete letto Blue Lock? Sì, sono in pari. Mi pare 8 volumi. Esce l'anime questo inverno, a ottobre. Bellissimo. Finalmente, non vedo l'ora di vederlo anche in versione anime. Sono Salta super lo curioso. Stagno. Falta lo stagno. Questa non l'ho mai fatta. Questa è quella dove sono stato eliminato prima. Io non l'ho mai fatta. Vedi che era diverso, che di solito è con la rana, in quel caso mi è capitata con i bastoncini, ok? Col okay. Bambù. Col bambù roteante. Allora, sei pronta? Sì. Sei carica? No, per niente, perché non l'ho mai fatta, però ci provo almeno. Spero ci sia qualcuno più scarso di me che quindi io passi proprio per questo motivo. Ok. C'è tantissimo caldo. Andiamo, devi stare attenta alle rane quando si gonfiano qua. Ecco, sono già caduto giù. Bene? È difficile passare quando c'è così tanta gente, Steph. Ok. Tutto sommato. Ma scusa, mi faccio la parte di sotto, cioè, non riesco a farlo. Ci sta, ci sta. Anche se è un inferno, sappilo. No, è un inferno. Ma è fighissimo però, perché sei come sott'acqua e quindi fluttui. Non voglio Tutto cadere. Niente, grazie. Ok. Io non li so portare. Ragazzi! Vabbè, io vado tutto giù, cioè non li sopporto. Cioè, già sono scarso io. Se poi ci state in mezzo voi, è un disastro. Infatti, secondo me è meglio andarsene dove non c'è calca. Si arrangiano tutti. Me la devo rischiare. No, non ci posso credere. Ok, ce l'ho fatta. Per Sono dello scivolo. Dai che ce la fai. Va bene, va bene, va bene. Sì, 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 sì. Ho detto sono caduta, invece c'era la foglia che rimbalza. Non sapevi che c'era, quindi sei no, andata lì a casa. No, ero convinta di essere morta Molto in tutti bene. I modi possibili. Allora. Pov e tutti startano allo stesso momento per giocare con voi. Però c'è il delay e quindi mi sa che non capita nessuno. Beh, già avere magari un 20-30 secondi di delay. Sì. Ti porta quindi ad avere un tempismo differente. Avete già visto Made in Abyss? No. In Abyss sarà. Made in Abyss. Ah, gliel'ha corretto? Penso di sì. Mi sembra la cosa. Allora, più. Prima season sì, esce la seconda season ora. Ma io non ho capito cosa hanno fatto con i film. Cioè, quindi mi sono un po' persa in realtà. Però abbiamo visto la prima stagione. Fede, te lo ricordi come funziona? Sì, sì. Punti. Agli argento il primo, oro il secondo e poi cerchi di fare il centro per fare di nuovo oro. No, so fare. Lo sai fare? No, no. Fede, no, ti no. sei allenata duramente no, per farcela. No, ma quando mai? Non è vero. Hai fatto un sacco. 11 volumi di Blue Lock in Italia. Guarda, se li vedo da qua ti dico quanti ne ho letto.
Dove stanno i miei Blue Lock? 8, ce li hai lì sopra, li vedo io, 8. 8. Sono a 8. No, ma siamo a 11. Nah. Sta uscendo così veloce. Sembra strano. Madonna, è il caso. Velocissimo. Però può essere, non lo so. Allora, andiamo. Comunque mi accontento del bronzo perché tanto... No, vabbè, cioè, però così, ragazzi. Io non ho preso nulla. A me fa venire un nervoso quando c'è tutta sta gente. No, non fatemi perdere l'oro. Dai, no, no. Ho perso l'oro. Sì, io ho perso la vita. Ah, 2 di 15 punti, così pochi bisogna farne. Steffi, sta andando malissimo, cioè non... Non so perché questo tipo di mappa con tutte le persone mi snerva più delle 10 altre. 10 punti, devi star calma. No, no. E accontentarti. Bene, sono caduto. No, sto andando malissimo, non riesco a gestirmela sta mappa. Dico la verità. Che... No. No. Poi sono stupida, cado da sola. Cioè, così si è stupidi. Per forza. Ce l'hai fatta? Sì. Io sono a 5 punti, sta. Allora. No, non ce la faccio, cioè, mi fa venire troppo il nervoso. Calma, Steph. Calma, calma. No, non ci tanto ormai ho perso. Super Stefo? No, no, non c'è bisogno, tanto l'ho perso. Cioè, vedi che sono stupida, non me la so gestire. Mi no, fa venire talmente tanto nervoso. Vedi? No, preferisco così, tanto non me la so gestire. Se preferisci. Non me la so gestire, non me la so gestire. Non si è allenata abbastanza come pensavamo. Ce li ho tutti, 11 volumi di allora Blue Lock. Sì, siamo un po' indietro. Ok. Spero è uscito tipo domani una volta al mese, un allora. Domani faccio un super ordine di manga, ragazzi, mi ordino. Sono già 11 volumi, l'11 è uscito da poco, ok. Ok, sì, siamo ovviamente un po' indietro. Sì, comunque volevo prendere Runaway, che è appena uscito, che avevamo visto l'anime, ed è uscito tipo il primo e il secondo volume, mi pare. Poi... Bellino quello. Molto carino. I nuovi di Blue Lock, quello di Dance Dance Dancer, poi Blue Period, quelli che ci saranno altri 1-2. E il Kaiju numero 8, il 3. Ce n'è un bel po' da prendere. Sì, dobbiamo fare un bell'ordine. E poi stanno uscendo un sacco di manhwa che piacciono a Fere, quindi è super felice. Deve uscire il manhwa di Sweet Home, ragazzi, che io ho già letto tutto in webtoon. Come ho visto oggi l'annuncio, ho quasi pianto. Credo che invece in solo leveling io sono in pari. Devo controllare. Allora, questa mappa, Fere, devi schivare. No, no, infatti, meno male che sono uscite le palle di neve. Che appunto ti possono, come vedi, portare nelle buche e far schiattare. Quindi il pensiero principale è guardare le palle di neve. Però hai un altro problema: la gente e le buche. Quando ti distrai e succede uno stecco. Che fortuna. Ok. Dai. Quando colpiscono tra loro è imprevedibile cosa succederà nella tua vita. Ok. Non ora, non ora. È tornato Xiao. No. No. Aiuto. No. Dai, Steph, però a 3 secondi anche tu. A 3 secondi. Mannaggia. È difficilissimo sto minigame. È veramente difficile. Dai. Ah, vabbè. Ho levato. Sto piangendo. Avete visto la casa di carta coreana? Sì, l'abbiamo finita 2 giorni fa. Sì. Però non ho capito quando esce la seconda parte. Anch'io l'hanno non annunciato. Ho capito. O non l'hanno hanno annunciato? Fatto proprio lo stesso giochino della casa di carta spagnola, quella originale, quindi. Però non ho capito quando esce l'altra parte, perché infatti anch'io, come ho visto 6 episodi, ho detto sicuramente l'hanno divisa perché non finisce in 6 episodi. Xiao, facci sapere se poi li trovi, sono curioso. Li stanno trovando abbastanza, quindi secondo me non dovrebbe essere un'impresa catastrofica come le altre volte. Vuoi fare un altro match? Sì. Allora, ok. Cosa ne pensate delle persone che dicono che YouTube non è un vero lavoro e che non apprezzano, non vedono il lavoro dietro anche un video di 10 minuti? Sinceramente io non penso niente, cioè se uno pensa una roba del genere è un problema suo, non mio, quindi cioè chi se ne frega. Alla fine non vuoi capire che lavoro c'è dietro, va bene, cioè tantissimi altri lavori comunque vengono sminuiti, non solo quello dello YouTuber.
alla fine è un problema di chi ha questi pregiudizi alla fin fine, cioè a me poco importa, io mi faccio le cose che mi devo fare e pazienza di quello che pensano gli altri. Ok, ho questo minigame. Allora, sto guardando tutti i tag sulla live su Instagram. Ok, allora, robottino. E vedi però che adesso stavo parlando piano? Boh. Ok, quindi ci manteniamo, ecco, alla destra. Ho già avuto una sfortuna incredibile. Salto, salto, centrale. Mantengo il centrale. Sbatto su una persona e cado. Uguale. Sto tranquillo, rimbalzo, scendo, scendo, vado qua e torno centrale. Riprendo la speed, prendo la seconda speed. Laterale, laterale, centrale, tuffo. Centrale, centrale, passo sotto. Centrale, eccolo. Ok. Allora, state conteggiando le due ore? Sì, siamo adesso a due ore. Col cronometro? Come devo dire? Non mi ricordo più. Non mi ricordo più. Non lo so, Steph. E ancora la maschera di Squid Game che è andato Nico. Non so dove è finita in realtà, credo tipo penso in qualche armadio. Penso in qualche armadio conservato. Secondo sì. Me sì. Credo di sì. Allora, siamo sopravvissuti. Tu sei sopravvissuta? Sì. Ok. E non hai detto nulla? O hai parlato e non ti hai ascoltato? No, non ho detto nulla perché stavi chiacchierando. Ho detto tanto poi vedrà che ci sono. E invece non l'ho visto. Allora, vediamo cosa ci capita. Oh, te lo ricordi? Sì. Non so se c'è ancora la cosa sotto. È vero, cavolo. Non quasi idea. Mi dimentico che esistono questi match perché ci sta facendo capitare per lo più i nuovi. Quindi dei vecchi me l'ero proprio scordata. Non ne ho idea. Vediamo. Non, mi sembra di no, eh. Vedendoli dal replay sembra di no. Allora. Tam 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 tam. Vediamo. Forza. Spaccatevi la testa sui muri. E fatemi scoprire subito delle strade giuste. Perfetto. Vai ancora, amici. Passiamo a destra. Vai ancora. No. Ottimo, ero già qua. Dai, forza. Perfetto. Mannaggia. Dai. Ok. Salto. Tagliardando. Ok. Non devo sbagliare questa. Questa è la peggiore. No, mi hanno incastrata la fine. Mannaggia. Corri. C'è sto robo. Allora. Ok. Tutto a posto. Ci sei tu? Sì, sì. Perfetto. Allora, siamo dentro. Qualificati. Due round. Io voglio cercare di ottenere la vittoria per chiudere. Sono triste delle sconfitte passate. Ta ta ta. Tam, ta, ta. Domani vado in piscina, yeah. Bello. Al freschetto. Cioè, a morire di caldo, ma almeno andate in piscina. No, almeno ti rinfreschi. Con Mike, che rapporto avete dopo che è nata Adele? Lo continuo a sentire su WhatsApp. Che chiediamo tanto su WhatsApp a suoni vocali. Cioè, parliamo tipo a suoni vocali da 5-10 minuti. Parliamo così tutto il tempo. Non è capitato di collaborare, ma perché alla fine tendenzialmente noi stavamo spammando GTA Fortnite, lui FIFA, perché non c'era nulla. Sono giochi differenti. E non ci siamo incrociati. Infatti in questo periodo stavamo dicendo che se reggono un po' Fall Guys e Stumble, qualcosa la facciamo assieme. Allora, quindi potrebbe uscire un video assieme a lui. Allora. Pesta calpesta. Oh no, Fere. Che è? Devi sopravvivere tipo per un minuto e mezzo con i rinoceronti. Sì, certo. La prima che viene eliminata. Allora, Marianna Fantipoca ha regalato 5 abbonamenti a CPU su console. Si possono regalare gli abbonamenti. L'hanno messo da poco, sì. Ah,
Carino, grazie. Grazie, carina questa roba. Adesso ragazzi, poi prima di chiudere la live leggiamo anche tutti gli altri che giustamente... Ok, stanno ricevendo adesso gli abbonamenti in regalo. Carino. Carina come cosa. Grazie, grazie mille. Dicevo che poi leggiamo tutti gli altri che si sono abbonati, che un attimino mentre giochiamo è un po' complicato, sì. Perché su Fall Guys non ti puoi distrarre. Allora, Fer, vedi un po' come chargia? È abbastanza comprensibile. Sì, sì, Steph, non mi dire nulla. Però fra poco inizia a impazzire. Oh, okay. Perché mi tieni? Maniaco. Quindi tra poco diventa brutto, eh? Okay. Oh. L'ho sfierato. Occhio. Madò, Fer. Ce l'ha con me. L'ho notato. Due volte di fila che mi ha chargiato. Ok. Ok. Ok, io gli sto sempre dietro. Più o meno quello, No, aspetta. Dove vai? Sta a posto. Questo sei tu? Ok. Ok, io ho paura di essere eliminata tipo dopo. E l'ultima charge. Occhio. Ok, ci sono, ci non sono. Non fa in tempo a fare l'ultimo. Perfetto, GG. 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 Allora. Perché ce n'è solo uno? Perché penso che sia la modalità così, che ce n'è solo uno e tu lo devi schivare tutto il tempo. Credo di sì. Non saprei se potessero regalare gli abbonamenti, figo. L'hanno messo da poco, tipo, sicuramente... credo nell'ultimo mese. Allora, 17 qualificati, quindi penso altro gioco. Ah, vedi che anche Xiao l'ha fatto. Ha regalato 5 abbonamenti a Cipollino. Grazie, Xiao, gentilissimo, grazie. Non so però come funziona per riscattarli. Boh, non lo so, perché mi è dice... nuovo anche per me. Infatti anche Xeo dice, troppo carina come cosa. Sì, però è nuovo anche per mi me. Mi dice, chi li sta riscattando, c'è esatto, scritto, ha riscattato so abbonamento di Xiao, però non mi dice come funziona per chi lo riscatta. Forse sapete che tipo chi è più fan, cioè tipo chi guarda di più o cose del o genere. Forse dovete cliccare magari e chi è il più veloce li prende. Non lo so, ragazzi, non dici? Lo so. Monster08, buongiorno. Grazie per la donazione di 2 euro. No, poi Fere. Leggiamo gli altri. No, 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 la coda no. La coda no. Ce l'ho io poi. Aiuto. Ma ce ne sono tante però. Eh sì. Non è eliminazione di... cioè non ce n'è solo una e quindi probabilmente più persone possono avere la coda. No, me l'hanno rubata. Anche a me. Ok. Io lo sai che questo è il minigame che meno preferisco. Anche io. Non mi piace. Io non penso di riuscire a prendermela, vedrò. L'ho ripresa. Zitta, zitta. No, me l'hanno rubata perché c'è troppa gente. No, ragazzi, è complicato. No! Allora. Ma ne ho tipo 3 che mi camperano, aiuto! Ragazzi, anche questo, la coda rubategliela a lui, non rubatela a me! Prego! Ciao, Steffo! No, fermi via! No, io non ho la coda, ho la coda! 2, 1! Io l'ho rubata all'ultimo, a uno che me l'aveva rubata prima, ho fatto proprio l'infamata. Ah, che ridere. Allora, sull'altro sito la potete decidere o essere casuale. So che fa le emoji di Fere. Qui non lo so, ragazzi, non ne ho idea. Peppe Peppe, grazie per i 5 euro e per le emoji carina. Non ho idea, non ho idea come funziona qua. Allora, round finale. Questo lo parto. Forza, Steph, crediamo tutti in te, non in me. Quanti siamo? Non l'ho letto. Cosa? Non lo so, Steph, non lo so. Non l'ho letto neanch'io perché stavo leggendo la chat, quindi. Però siamo pochi. E insomma. Ah no, sì, siamo pochi. Siamo 9, mi sa. Io questi non li so fare. 2, 3, 5, 7, 9. 9. Let's go. Ok. Ok. Davvero non ti abbiamo detto? Allora, aiuto. Mamma mia questa. Ne abbiamo parlato sia tra di noi, io e Fede, quindi quando li abbiamo visti. Però effettivamente non ti abbiamo detto nulla. Secondo me ti stanno super bene i capelli? Sì. No, benissimo.
Proprio, cioè, è proprio azzeccata secondo me. Sì, sì. Non so il pubblico cosa ne pensa, ma secondo me ci stanno proprio secondo bene, me, bene, infatti, bene. È fatto benissimo. Io quando ho visto il reel, mi pare, che tu hai fatto, in cui facevi vedere tutto proprio il processo dal parrucchiere, ho fatto proprio a Steph: guarda che figo che ha con i capelli così, stanno benissimo. Infatti tieniteli per un po', se vuoi, perché poi immagino sia un po' una sbatta fare anche i ritocchi, però tieniteli il più possibile perché ti stanno davvero bene. No. Si salva? Sì. Ho perso. Okay. No. Ho fatto un salto stupido. No, è stata colpa mia, ragazzi. Ho fatto proprio un salto stupido. Rip per fare. Sì. Però, raga, io qui non reggo l'attenzione, quindi... Francesco Leo, grazie per esserti abbonato. Steph, io nel mentre che ti fai la finale, che tanto sei zitta a gonfiare palloncini, leggo gli abbonamenti e le donazioni. No, che... ma togli atmosfera, un attimo. Ok, dai, allora finisci. Io cerco di capire dove siamo arrivati. Ok, ci sono. C'è un momento di tryhard molto complesso. Adesso vi leggo tutti, ragazzi, un attimo. Ok... Okay. Dai. Resisti. Ok. Io non so come. Come okay. Si può. Fa venire mal di testa, vi giuro, ragazzi. Perfetto. Ok. Non compariva più. Mamma mia, Steph, infatti. Aiuto. Okay. Ma anche l'altro è un tryhard, ragazzi. Si sta gonfiando i palloncini per i prossimi 3 anni. Ce l'hai fatta. Yes! Bravo, bravo. È stato difficilissimo, aiuto. Questa è ancora più difficile dell'altra di win in finale così, eh? Sì, 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 perché bello. Perché questa era ancora più brava a tryhardare. Porca miseria, bella win. Ok, ok, ci siamo fatti 3 win oggi comunque nei match ufficiali, Più una mi sa nei match privati, non sì, mi ricordo. Sì, mi sa di sì. Non mi ricordo. Allora, leggo, Steph. Vai, da, vai. Allora, Andrea Quarta, grazie per esserti abbonato. Duccio Corti, grazie per la donazione da 0,99. Emanuele Morigi, grazie per la donazione da 1,99. Ambron 86, grazie per esserti abbonata da 12 mesi. Vabbè, Ambra la conosciamo tutti, ovviamente. Maura Baroni, grazie per esserti abbonato. Peppe, grazie per esserti abbonato. The Bad Roberto, grazie per esserti abbonato. Marianna Fanti Poc, grazie per esserti abbonata. Monstar 08, grazie per esserti abbonato. Marianna Fanti Poc, che ha regalato gli abbonamenti, e anche Xiao, quindi grazie di nuovo. Monster 2 euro che l'hai letto anche prima. Luke 8, grazie per esserti abbonato. Massimo Ventura. Francesco Leo, grazie per esservi abbonati. Peppe, grazie per la donazione di 5 euro. Victor Maero, grazie per esserti abbonato. Marianna Fantipoc, grazie per un'altra donazione da 2 euro. E poi Tris, quello vero, non so se si legge così, grazie per esserti abbonato. Roberto Nargiso, grazie per la donazione da 1,99. Volete far parte della dinastia del signor editor? Questo penso sia un messaggio alla chat. Grazie Bobo per esserti abbonato. E Salvo Ragusa, sempre per esserti abbonato. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Tantissimi. Ok, sono riuscita a ringraziarvi tutti. Direi che ci fermiamo. Quindi sì, direi che va bene così. Bella live, tryhardato bene. Mi sono... Sì, anche un po' di win che comunque ci stanno. Per essere che eravamo un po' arrugginiti, ci sta. Ce la siamo giocata bene. Grazie Emanuele Morigi per la donazione di 4,99. Mi sono divertito un sacco. Grazie della compagnia. Andiamo a Farmerend. Ricordatevi che potete appunto scaricare il gioco, perché adesso è gratis, quindi lo potete scaricare per giocare. C'è anche per PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, quindi lo trovate un po' in tutte le piattaforme. E nulla, buon proseguimento di serata.